Qualcuno si preoccupa e dice non c'è audio, no, invece l'audio c'è. Buon pomeriggio amici miei, buon pomeriggio alla Calabria, alla Sicilia, alla Puglia, alla Basilicata, coloro che ci seguono attraverso il canale 17 di RSC Tele Calabria, articolo 21 e la trasmissione che è in onda. E guardando un po' oggi e girando un po' il territorio, tra poco vi faremo vedere un vox populi che abbiamo girato, perché è giusto dire le cose come stanno. L'abbiamo girato, dice, ma di nuovo a Cosenza tu sei legato. No, lo giriamo a Cosenza perché se andiamo in altri corsi principali troviamo quattro gatti, non rispondono neanche alle domande e mentre noi ci avviciniamo con le telecamere si allargano così. E allora, siccome noi ci siamo stancati di andare in altri comuni a registrare quando c'è il problema, forse sarà il corso stesso, Corso Mazzini, la gente, e poi avrete modo di seguire. Ultimamente, credo neanche una settimana fa, siamo stati sul corso principale di Crotone. Primo, non abbiamo visto nessuno. Secondo, poche persone erano disponibili a parlare e quelle poche persone che abbiamo intervistato non ci hanno detto nulla di interessante. E allora, cosa voglio dire? Spesso, in questo contesto televisivo, che è sempre molto difficile per noi fare la televisione, farla in questo contesto. E stavo leggendo alcune cose perché mi arrivano dei link di chi protesta, di chi non viene assunto come deve essere assunto. E allora ho detto, voglio vedere che facciamo oggi. Grazie, questo è il corso, qui siamo su Crotone, grazie. Sì, me lo puoi mandare in onda. Ecco, erano le immagini che avevamo girato insieme al pittore Antonio Bruni, avevamo detto beh, facciamo qualcosa anche oggi qui, ma vedete che le persone erano veramente poche. Spero sabato nella mattinata, tarda mattinata, di essere a Reggio Calabria, di poter registrare Reggio Calabria, almeno tra le 11 e l'una di essere sul corso principale di Reggio Calabria, corso Garibaldi. Ma al di là di questo, molti chiedono di intervenire su una zona che la chiamano ghetto, un ghetto, una zona dove lo Stato non c'è ed è Arghillà di Reggio Calabria. Io non so come fa il sindaco Giuseppe Falcomatà a passare così, a non dare risposte a questa popolazione, o credo o che non ha gli strumenti per dare una risposta, ma anche per quanto riguarda i rifiuti, l'abbandono, diciamo che manca la dispersione scolastica, le famiglie abbandonano lo stesso, è un po' anche il controllo della criminalità organizzata per lo spaccio di droghe o altre cose che molti conoscono in quella zona e solo loro sanno come possono vivere. Sa di fatto che è difficile vivere. E in qualche maniera, con tutto il rispetto per la zona di Scampia, mi viene in mente l'ambiente di Scampia quando vado ad Arghillà a vedere un po' la situazione che ho. Ha quasi la stessa tipologia di abbandono. Però vedete anche la gente stessa di Arghillà, non chiamano, non gridano allo scandalo, non dicono nulla. Ma perdonatemi, noi facciamo la televisione, ma se uno ha un problema e non ti chiama, il problema è mio. Che devo fare, devo intervenire o di chi non chiama? E di chi non chiama? Perché questa famosa cosa di non metterci mai la faccia a dire le cose come stanno. Allora noi, se ci volete con le nostre telecamere, dovete chiamare. Molti mi fermano sui corsi, mi dicono, senta Polimeni, le vorrei dire se interviene in merito a questo, se interviene in merito. Chiami in diretta, chiami e denunci e poi noi arriviamo con le telecamere. Il caso della signora di Placanica, quando ha chiamato in diretta, io ho detto alla signora, ci vediamo tra il 4 e il 7. E tra il 4 e il 7 sono andato a Placanica a registrare quel caso. Ma quando c'è, se non c'è, ma perché? Perché, ritorniamo in studio, grazie. Perché io devo venire in un posto dove c'è un dramma, c'è un problema e a chi vive in quel quartiere, in quella zona non gliene frega nulla di chiamarci? Perché dovrei venire? Ah, ma tu fai la televisione e denunci. Se io denuncio, se facciamo rete, se siamo insieme, mette la conoscenza delle forze dell'ordine o della regione, del comune, della provincia. Ma chi vive il quartiere? Ma se chi lo vive accanto non denuncia, perché devo andare io a togliere le castagne che bruciano perché tu hai paura? Ma per quale motivo hai paura? Allora, amore ti do e amore mi dai, ma se tu amore non mi dai, io perché devo venire a combattere una tua battaglia quando sei il primo ad essere il codardo tu, avere paura a vivere quel sistema del posto fisso? E qui mi leggo a quello che abbiamo fatto a Cosenza oggi.
Checco Zalone oggi ha 25 milioni di euro di incasso, si parla che fine mese potrebbe arrivare a 70 milioni di euro di incasso, superando tutti i record e anche 007, eccetera, eccetera. Perché in pratica, vedete, questo è il film, cioè poi Pino Cicindrigno l'abbiamo intervistato, che è il titolare di queste tre sale, Covado, di Checco Zalone, che è distribuito da Medusa. E, a un certo punto io ho chiesto a Pino, anche perché era una cosa che volevo sapere, sai, sono quelle curiosità che una persona non sa e chiede ai titolari. Quando uno è una persona per bene, non teme nulla, ho detto, ma cosa guadagna un titolare di una sala, di una sala, di un cinema, cosa guadagna in questo contesto? E abbiamo fatto, mi ha fatto un esempio. Se per esempio una sala, in questo caso Pino Cicindrigno ha tre sale, in questo caso il film è distribuito da Medusa, questo di Checco Zalone, facciamo un esempio, c'è qualche telefonata, scusate? Non ho capito, sento un cellulare acceso. Pronto? Pronto Lino, buonasera, sono Carmelo. Ciao Carmelo, buon pomeriggio Carmelo, che è successo Carmelo? No, io ho chiamato, non so se l'hai saputo, perché attraverso le diverse cronache televisive e della carta stampata e della... Sì, ma di Rosarno, degli ex comunitari? Sì, ecco. Ah, lo sapevo, sì. Concretamente di riproporre il caso esplosivo di circa 10 anni fa, quando c'è stata la rivolta a Rosarno. Ma chi è che... Scusa, io non condivido più, Carmelo. Noi abbiamo le immagini, quando, caro Franco Selvaggio alla regia, io mi sono stancato di ripetere le stesse cose. Perdonami, perché rimangono, perché non li prendono e li cacciano da lì? Scusami. No, ma io sì, io lo so che già quello che vuoi dire tu, però è anche vero, non so se l'hai saputo, è anche vero che a quanto pare è emerso che in quest'ultimo mese ci siano state delle aggressioni con tanto di spranghe e di bastoni. Io personalmente ti dico come la penso, io ti dico come la penso. Carmelo, io li avrei cacciati subito da là. Li prendi, li carichi su un pullman, ripulisci, togli tutte quelle cose, perché le cose stanno comode in questa maniera, perché li buttano là, in una zona industriale. So, facciamola però vedere. Questo è un problema di ordine politico, però ciò non toglie, che io voglio porre l'accento su questo discorso, ciò non toglie che alcune frange della popolazione locale si inveiscono, colpiscono queste persone. E probabilmente, non dico che devono colpirle e picchiarle, assolutamente. Subentra una stanchezza che sta prendendo un po' tutti quanti, ma perdonami, io ti faccio una domanda. Tu hai un figlio piccolo, esatto. Facciamo finta che avessi non un maschietto, una femminuccia di 15-16 anni. E a Rosarno, dalle 6 del mattino, grazie con le immagini, dalle 6 del mattino in poi, lì praticamente succede il finimondo. Cioè, tra caporali e chi va a raccogliere le arance, eccetera. Hai visto cosa è successo a Monaco, alla stazione, al Piazza Duomo a Monaco, che hanno aggredito e violentato delle ragazze a Monaco? Ora io ritengo che questo modo di fare, di lasciarli come dei cani sciolti o senza regole, come dei fantasmi, io non lo condivido. Ma io pure, il discorso, ti ripeto, è di ordine, per questi certi aspetti di ordine politico, però ciò non toglie che viviamo come al solito in un contesto dove si respira la violenza a pieni polmoni. Cioè, voglio dire, io perché non c'è questa rabbia altrettanto contro la violenza, contro la criminalità organizzata, contro l'andrangheta, se la prende con i soggetti più deboli. Cioè, questo sinceramente, insomma, è una cosa che mi fa schifo, ecco, che mi fa orrore, che mi fa, da cittadino quale io sono, quando mi sento che sono un cittadino onesto dal grande senso civico, ecco, io non posso ammettere o concepire che alcuni, diciamolo così, esseri subumani se la prendano contro queste persone che vivono già una situazione disperata. A parte il fatto, tu come dici tu, ecco, tu lo sai, ecco, circa 6 anni fa, quando abbiamo fatto 5 anni fa, ce l'ho pure io, ecco, quella
E questo qui è proprio, no, non erano 5 anni, ma 2 o 3 anni fa. Queste sono le situazioni. Questo è quando piove lo stato di abbandono che c'è. Ma scusami, ma noi abbiamo anche, tra poco li facciamo rivedere, l'ultima zona industriale che abbiamo fatto di Crotone, quando c'erano circa 200 poliziotti lì dentro, vai, lascia ancora queste immagini, e quando c'erano circa 200 poliziotti lì dentro, vai avanti, vai, ecco, vai, vai ancora avanti. Quando abbiamo fatto vedere lo stato delle baracche, delle condizioni pessime, qua bisogna raccogliere tutto, buttare via tutto. Questa situazione interessa ad alcuni padroni terrieri che non sanno come far raccogliere le arance, i mandarini, infatti, eccetera. Ma vedi come viene a me, cioè, ecco, il discorso è con te. Ovviamente pure io sono d'accordo a intervenire politicamente, con una, però ecco, quello che dici tu, ecco, non fa altro che confermare la mia di fondo, la mia tesi di fondo. Cioè, perché c'è già una violenza a livello che si annida a livello locale, che si sviluppa a livello locale, che purtroppo, ecco, fa anche, ecco, comodo mantenere questa situazione. Quello che dico io, ecco, quello che dici tu è... Io posso dirti una cosa, la gente, non fa, queste cose non fanno più notizia. Questa è la verità. La verità è questa, e la verità fa male. Te lo devo dire, non gli interessa più a nessuno, perché gli italiani hanno i loro problemi. Non gli interessa né dell'extracomunitario, né di quanti ne sbarcano, né se l'andrangheta si ammazzano tra di loro, perché oggi le famiglie non mangiano più, non vivono più e sono stanchi. Questa è la verità, caro Carmelo. Voglio dire io, perché non c'è, ecco, e questo lo dico a tutti i miei concittadini della Piana, perché una volta per tutte non si, veramente non ci si ribella a questo stato di cose, a questa cappa di paura e di omertà, ecco, che regna su interi territori della Calabria e soprattutto, ecco, di certe zone della Calabria come la Piana di Gioia Tauro e altre zone, ecco. Questa è la cosa, ecco, che per me, ecco, finché non ci libereremo da questa malattia mortale, da questa sorta di peste, ecco, è inutile che anche a livello politico, ecco, ci si affanna a fare, ecco, guarda, programmi, Carmelo, ecco, Carmelo, sviluppo, scusa, ecco, il posto di Gioia Tauro è sempre più in mano alle cosche, dove c'è le forze dell'ordine, sì, guarda, queste sono le condizioni, un attimo, no, come fai a vivere come un, cioè, questo neanche il cane di molte persone che ci stanno guardando qui, un cagnolino si rifiuta di vivere, un cane si rifiuta di vivere qui dentro, ecco, guardate la situazione, questa è la situazione, questa è la realtà. Andiamo a vedere quando abbiamo visto anche le forze dell'ordine, l'ultimo servizio che abbiamo fatto da quella zona, dove c'erano oltre 200 poliziotti e carabinieri, guardia di finanza. Allora, il punto qual è, caro? La gente a casa si è stancata. Primo, e ti dico il motivo. Io se invito, togliamo il presidente della regione che è venuto, perché se non risponde lui, figurati, se non viene il presidente chi deve rispondere. Ma ora io perché dovrei invitare i politici in trasmissione? Per dire che cosa? E infatti, hai ragione. Per dire che cosa? Cioè, per dirmi che cosa? Ripetere bla bla bla, bla, vedremo, faremo, progetti, e non si muove nulla. Non sono più credibili. La verità è questa, non sono più credibili. Ma non perché non sono più, perché non sono più in grado di gestire. È Roma che comanda. Ormai la Calabria, il Sud, noi non, a parte non ci considerano per niente qui in Calabria. Quindi il fatto che io possa invitare 3 consiglieri regionali, il solito discorso, la destra, la sinistra e il centrodestra, poi che fanno? Poi fanno gli inciuci tra di loro. E che mi interessa a me? Che io gli tengo il comodo per invitarli in trasmissione, per dire che cosa? Il nulla. Posso invitarli, possono venire qua, ecco, questa è la, vai avanti, ecco, da questo punto, grazie. Qua ci sono le forze dell'ordine, quando l'abbiamo fatto l'ultima volta, credo 20 giorni fa, i primi di dicembre, neanche un mese fa. Questa è la situazione che noi abbiamo registrato quando c'è stato un controllo a tappeto di quell'area con tutte le forze dell'ordine. Ora, quanto denaro ci è costata quell'operazione a noi cittadini? Quanto è costata questa operazione? Perché cosa? Perché cosa? Cosa ha in cambio l'Italia da tutto questo? Dice la solidarietà. Io sono d'accordo con Salvini, prima gli italiani, prima le famiglie italiane, prima i disoccupati calabresi, prima i disoccupati italiani, prima la situazione nostra, prima la casa, qui sono con tutti gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, prima,
prima. No, io sono contrario dei falsi moralisti, quelli che dicono dobbiamo aiutare l'ex, portatelo dentro a casa tua, dobbiamo aiutarlo, dobbiamo essere umani e disposti, portalo a casa tua. Allora perché, qual è il punto? Che davanti alle telecamere, davanti alle telecamere, tutti sono disposti a fare quelli delle associazioni, il volontariato, ma se noi non abbiamo trovato, scusami che te lo dico, per il caro Cosimo di Placanica, quelle due, quel papà e la mamma sono abbandonati a se stessi e noi ci preoccupiamo. È falso moralismo questo, quando quella famiglia che vediamo in queste immagini non ha a piangere, non sa come fare. Ma di che cosa stiamo parlando, Carmelo? Ma infatti io anzi ti dirò che, e questa non è una promessa da marinaio, io sono intenzionato ad andare a fare una visita al caro Cosimo, alla famiglia, ai genitori di Cosimo. La domanda che pongo io, Carmelo, è questa. Sicuramente. Grazie della telefonata, Carmelo, un abbraccio. No, però ti voglio dire questo, sì. Soltanto e chiudo. Ecco, come ormai un cambiamento effettivo o verrà dal popolo oppure non ci dobbiamo aspettare che possa venire dall'alto. Ora io chiedo, fammi capire. Grazie Carmelo, grazie. Grazie alla telefonata. Grazie. Voglio capire, ma se noi non siamo in grado, e Watson è elementare, 2 + 2 = 4, il punto qual è? Se noi non diamo, noi qui non riusciamo a dare. Le associazioni, quando io sento noi facciamo parte dell'associazione, ma vi rendo conto, ancora. Vai. Noi l'associazione, il volontariato, noi e questi due genitori abbandonati a se stessi. Ma non prendeteci per il culo, per i fondelli, scusate l'espressione, bip, mi bippo da solo. Ma stiamo scherzando. Quando lo Stato, e qui viene a me, non riesce a dare una risposta a una mamma e un papà e mi parlano che dobbiamo aiutare l'ex, ma che me ne frega a me di aiutare l'ex comunitario di fronte a un dramma di quella famiglia? Ma tu stai generalizzando, fai del populismo? No, perché sono il primo ad affrontare questi problemi, ma quando tocco con mano questa realtà dico che il resto è tutto falso. Pronto? Salve Lino, buonasera. Buonasera. Allora, tu hai anticipato tutto ciò che volevo dire io. Cioè, questo falso perbenismo e falso moralismo che c'è in giro per l'accoglienza degli extracomunitari è solo e semplicemente perché praticamente la gente vuole essere ben vista, perché adesso è di moda l'extracomunitario, però non guarda il vicino. Brava. Ecco, può darsi che c'è il vicino di casa che sta allora, morendo. L'extracomunitario ha quelle tende là, e non parlo solo di Rossarno, parlo di altre. Io se parcheggio la macchina fuori posto mi fanno una multa. Là quelle sono discariche abusive, sono con personaggi che non so da dove arrivano. Il discorso è un altro. Si lamentano per 25 euro al giorno, ma sa che noi italiani siamo ancora sottopagati più di loro? Sono d'accordo con te, c'è il falso moralismo. È inutile che mi vengano a rompere le scatole l'extracomunitario. Chiedessero prima da mangiare a chi mantiene la nazione e chi paga le tasse. Brava. Perché io le tasse le pago, lavoro o non lavoro, le devo pagare. Sono d'accordo con te. E se non paghi la luce, mi fanno tutto. Se non paghi l'acqua, la luce, la spazzatura, ti tagliano, ecco. E sei schierata tra i cattivi pagatori e sei esatto, il comune esatto. Ti manda, ti affigge lì, ma cattivo pagatore, non vuole pagare e ti puntano il dito. Esatto, quindi che andassero la chiesa, la regione, lo Stato e tutti, che andassero tutti al diavolo. E se i politici vogliono fare qualcosa, che se li portassero loro a casa. Perfetto, sono d'accordo con te. Grazie della telefonata. Allora, grazie Lino, buon bene, anno. Allora, qual è la verità? La verità è che davanti alle telecamere tutti diciamo no, ma è giusto aiutarli, e poi dietro no, speriamo che non vengano vicino a casa mia, speriamo. Ecco, le rivolte che ci sono state in giro per l'Italia, questa gente qui, questa è, a parte c'è criminalità organizzata, prostituzione, c'è di tutto. Io non ci sto, perché quando non so accontentare Cosimino, la mamma e il padre, che... Ma,
cioè voi avete visto la caduta che ha preso la mamma di Cosimo nel momento in cui noi siamo arrivati a Placanica? Guardate, vai dietro. Guardate un po' più dietro, grazie. Guardate un po' che caduta, perché c'era del muschio. Cioè, guardate un attimo, guardate qua. Cioè, una mamma che non riesce neanche ad arrivare a casa, ma benedetto il Signore, il comune di Placanica e il sindaco e fratel Cosimo, benedetto, che preghiamo, ma che preghiamo, preghiamo, cosa preghiamo? È vero, dice la signora, che poi il vicino di casa gli tiriamo un calcio, no, perché il vicino di casa è un povero disgraziato, e poi vediamo l'ex comunitario, i 2 euro, ai 10, 5 cose. Pronto? Lino. Buon pomeriggio, chi parla? Bruno da Reggio Calabria. Un abbraccio a te. Dai, Bruno. Volevo intervenire sul fatto che hai parlato di Arghillà, sì, poc'anzi. Abbiamo le immagini di Arghillà, regia, grazie. Prego. Ah. Stavo dicendo per il fatto di Arghillà, dicevi là che nessuno si lamenta. Sì. Tu sai com'è la situazione là, Arghillà, tutti quei campi di Rom che hanno cercato... I Rom, i nomadi, certo, la criminalità organizzata, lo spaccio di droga, i furti, ma vive anche tanta gente per bene lì. Pronto? È andato... Che è successo? Pronto? Non lo sento. Pronto? Ah, Lino, sì, ma non tocca. Lino, mi senti? Ora sì, vai. Ti stavo dicendo, le forze dell'ordine sanno. Devi parlare perché vai, ti ascolto, parla. Ah, sì, dico, sanno com'è la situazione e non possono fare niente, perché nel momento che li arrestano c'è un giudice che li fa uscire. Quindi lo vedi tutto quel filmatore che sto vedendo io ora in televisione, tutta quella spazzatura, tutta... cioè il comune, il nostro sindaco Falcomatà, che era quello che doveva cambiare tutto, doveva fare tutto, cioè questi sono i risultati della politica e questi sono i risultati della magistratura, perché la magistratura, quando li ha arrestati questi noti persone che... aspetta, allora. Allora, intanto chiariamo un punto. Guardate quell'acqua, che c'è lo zampillo d'acqua, queste sono immagini di repertorio, sì, quando sì, sono venuto sì, io. Sì. Bene, intanto chiariamo un punto. Se uno vuole vivere nella puzza e nella cacca, è un problema loro. Perché se io abito lì e butto la spazzatura e faccio montagne di spazzatura, vuol dire che io sono uno zozzone e vivo nella cacca. Io voglio vivere in quello stato. Perché se io cosa farei, abitanti di Arghillà? Cosa farei io? Prenderei la spazzatura che ho a casa, non la butterei lì, la prendo e vado giù a Catona di Reggio Calabria o la sbarco a Reggio Calabria, me la metto dentro la macchina e la butto a Reggio Calabria. Perché uno che è ridotto così e che vuole vivere in questo stato, perché continuavano a buttare la spazzatura in quelle condizioni? Chi lo faceva? Chi è che lo fa? Chi fa giocare i bambini, nomadi o non nomadi, zingari o non zingari, in quello stato? Chi è che? Le istituzioni, chi? Lino. Cosa? Mi meraviglio di te che sei... Che cosa? Conosci la realtà di Reggio Calabria. La conosco, che chi cosa? Chi è che vuole tutte quelle cose, secondo te? Chi vuole? Ma perché tu pensi che un sindaco vuole questo stato di cose, secondo te? Sì! Sindaco! Perché? Se non si dimette il sindaco, ma il prefetto gli dice che questa situazione non va bene. Perché? Dici, Lino? Perché dovrebbe volerlo il sindaco? Il sindaco si dimette! Ma al prefetto gli dice, senti... Tu non mi puoi... Ma che dici, Lino, scusa? Tu dici che il sindaco non è nelle... Ho il diritto di dire la mia. Assolutamente sì, certo. Allora... Io dico, un sindaco di Reggio Calabria, che tu hai menzionato prima, dici, hai detto tu, che cosa fa per Arghillà? Io, sindaco, che voglio cambiare le cose, vado al prefetto, gli dico, senti, questa situazione, essendo che io rappresento anche Arghillà, o un sindaco non rappresenta Arghillà, scusa... Chi l'ha votato? L'avete votato voi ad Arghillà? Io non l'ho votato. Non l'ho votato. L'hai votato tu? Quelli che l'hanno votato pensavano che le cose cambiavano. Che cosa è cambiato a Reggio? Scusa, Lino. E allora cosa sto dicendo? Sto dicendo che... E quindi a chi voti, che cosa cambia a Reggio, Lino? Un attimo, io sto dicendo un'altra cosa, amico mio. Vai avanti, vai a altre zone. Io sto dicendo un'altra cosa, amico mio. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che se tu dici, grazie, il sindaco non è nelle condizioni di risolvere il problema a Arghillà, va dal prefetto e si dimette. Questo vuoi dire, giusto? Giusto. Perfetto. E sono d'accordo con te. È la facoltà del sono sindaco. D'accordo. Io non posso, ecco. Sono d'accordo con te.
Questo sì, sono d'accordo. E però perché non si dimette il sindaco? Questo mi devi spiegare, Lino. Perché, allora, qualcuno dice non può sistemare solo il corso principale o il centro storico davanti a casa sua. Benissimo, perché giusto, se tu non risolvi i problemi della periferia è meglio che vai a casa. Sono d'accordo. Bravo, questo, oh, la cosa viene letto. Viene eletto per risolvere i problemi. È normale che ha preso un testimonial talmente pesante di abbandono, di furti, di default. Ha preso una città fallita, commissariata dalla mafia. E allora quindi non può essere cambiata questa città. Scusa, l'ha presa, era la prima volta che una città capoluogo di provincia viene commissariata e sciolta per mafia, Reggio Calabria, e lui ha preso in mano questa città però. E di cosa risolverà il problema, tu pensi? Lo deve risolvere il problema, ma io dico non risolverà niente, Lino, ci vedremo fra 5 anni prima che finisce il mandato. No, io ci vengo. Vediamo qualcosa ha fatto il sindaco. Io voglio sapere una cosa, Lino, perché mi meraviglio di te che sei di Reggio Calabria. Allora, ascolta un attimo, io voglio sapere, fammi vedere il sindaco Falco Matà, grazie. Io voglio sapere perché la gente di Arghillà non scende in piazza. E va dal comune, vanno tutti. Sono rassegnati le persone di Arghillà. E quando sono scesi? Lino, sono rassegnati perché non cambia mai niente. E quando sono scesi in piazza? Hai capito, Lino? E quando sono scesi? Non cambia mai niente. E detto, quando sono scesi in piazza? Non vogliono cambiare la città. È inutile. Bruno, che quando siamo qua a parlare, Lino, perdiamo solo tempo. Quando sono scesi in piazza? A Voglia, quante volte sono scesi in piazza? Dove? Lì a Voglia, dove? Davanti al comune? No, hanno fatto scioperi, ci sono state delle dimostrazioni, hanno bruciato pure la spazzatura, non so se tu sei venuto in quel periodo. Sì, allora bruciano. Perché non raccoglievano neanche la spazzatura. Ma scusa, là, bruciano la spazzatura. E ci mandavano le cose da pagare, e le persone poi dicevano, ma come mi mandi a pagare la spazzatura, però la spazzatura me la tieni sotto casa. Scusami, quant'è la dispersione di pagamento? I servizi che io pago devono essere svolti. Tu paghi? C'è quella spazzatura che c'è, chi è che la deve raccogliere? Tu paghi? Il cittadino? Tu paghi? Io sì. Hai il diritto di parlare. Quant'è la dispersione di pagamenti ad Arghillà? Non lo so, Lino. Allora so, ci vogliamo informare, chiameremo il sindaco. Sabato vado dal sindaco, sabato vado a Reggio Calabria, parlo col sindaco. Dico, io non posso rispondere della mia famiglia, non posso rispondere della ecco, bravo, famiglie. Allora rispondi alla tua famiglia. Io pago il diritto ad avere una città pulita dove vivo. Giusto, no? Giusto, esatto. Noi io ho pagato per avere un servizio. Certo, chi paga? Quella spazzatura che c'è che vedi tu nella ora nel video, io ho pagato per avere quella cosa. No, assolutamente, no, assolutamente. E il sindaco, scusa, il sindaco che cosa fa? È pure vero, grazie. A me mi rappresenta il sindaco. Certo, ti deve rappresentare. Certo, certo, ti deve rappresentare. E che cosa sta facendo sto sindaco? Ferma, sabato glielo chiediamo noi. Cosa sta facendo? Glielo chiediamo sabato. Sabato scendiamo in piazza e glielo chiediamo. Allora, la domanda è questa. Bene. A parte l'amico che ha chiamato e dice io voglio la mia città pulita, la mia zona, il mio quartiere pulito. Quant'è la dispersione? Ma vogliamo dire anche che gli amici di Arghillà hanno il terrore di alcuni clan o di alcune persone che vivono lì di criminalità organizzata, che vivono di ruberie, che vivono di spaccio di droga? Vogliamo dire come sono terrorizzati gli abitanti di Arghillà? Sì o no? Vivete in tranquillità, in serenità? Io l'ultima volta ho visto che uno delle Iene scappava a 300 all'ora. Con me non sarebbe successo perché in ogni caso io ci parlo con tutti, voglio capire il problema. È normale, se uno fa una provocazione e fugge, non è il caso. Noi siamo sul territorio e viviamo questa storia. Allora, la zona di Arghillà, cos'è? Un fiore all'occhiello della città? Non credo. Perché il problema qual è? Hanno mischiato, perché le famiglie che volevano integrarsi, dei nomadi, si sono integrati. Poi ci sono stati quelli che vivono di ruberie, che vivono di spaccio, poi c'è la criminalità organizzata, chi comanda il quartiere. Diciamole queste cose. Perché non chiamate e dite le cose come stanno? Con nome e cognome. Ve lo faccio dire, chiamate. Io in questi anni ho avuto 3 telefonate di Arghillà. 3. Una di una signora e dopo che mi ha chiamato sono andato. Una signora. Ma non ho visto le scene di panico lì ad Arghillà. Anzi, quando siamo arrivati con la nostra macchina, c'erano le... Sì, un attimo. Quando siamo arrivati con la nostra macchina, c'erano le motocivette. Sapete cosa sono le civette, le motocivette? Sono quelli che controllano il quartiere. Bene, si sono avvicinati dei delinquenti, gentarella,
poco di buono i ragazzini che mandano sulla strada e ci hanno detto che noi non dovevamo registrare. Secondo voi si è intimorito Polimeni? Ha continuato a registrare. State tranquilli che la situazione è lì, se tu non puoi riprendere alcuni palazzi, alcune situazioni dove avviene lo spaccio di droga probabilmente. E allora il punto è questo, se arriva una macchina, una troupe televisiva e gli dicono spegni le telecamere, vattene da qua, è una zona buona quella secondo voi? Ditemi voi. Pronto? Pronto? Buonasera, chi è? Buonasera Lino, sono l'avvocato Diglia, telefono da Siderno, provincia di Reggio Calabria. Ciao avvocato, come stai? Bene, tutto bene, grazie. Sono contento che Articolo 21 sta riprendendo con la solita foga che ci metti e con grazie. Tutto l'entusiasmo che forse tantissimi nostri politici dovrebbero trovarlo, metterlo e attuarlo pure. Grazie. Quello che naturalmente si sta affrontando, le problematiche sono difficili e complesse. Specialmente quella per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, perché la Calabria ormai da anni che è sempre il fanalino di coda. Quella che dopo commissariamenti e tutto quello che c'è, susseguirsi di vari governatori regionali, nessuno ha fatto niente perché questo piaga potesse risolversi. Io sarei dell'avviso che potrebbe pure fare così, la regione potrebbe fare, un governatore regionale potrebbe sicuramente fare una legge d'imperio e tutti i comuni cominciare a far sì che la raccolta differenziata venisse subito fatta in maniera perfetta come si deve fare, tipo porta a porta, come alcuni comuni da noi lo fanno. Pensa che, avvocato. Ad esempio, quello stesso comune della Tirrenica. Avvocato, un attimo. Scusa, ti interrompo, da Siderno. Sì. Pensa che giorno 10 inizia la raccolta differenziata a Catanzaro, capoluogo di regione, per la prima volta. E già c'è il dramma con i cittadini, perché c'è scritto nelle cassonetti dal 10 di gennaio non ci sarò più, quindi non devi buttare più la spazzatura perché non c'è più il cassonetto. E già il dramma dei cittadini, come faremo adesso? Quale sarà il problema? Come gestire? Perché devi essere educato a tutto questo. E allora il guarda Lino, è importante un'altra cosa pure, non solo che dire e scrivere che tra poco inizieranno a gettare la spazzatura in maniera differenziata, quindi fare la raccolta differenziata, bisogna pure fare un'adeguazione alla raccolta differenziata, che ci vogliono mesi addirittura per fare questo, perché non è che la cosa può essere fatta così dall'oggi al domani, ci vuole almeno come minimo un comune per prepararsi in 5 mesi come minimo per cominciare a fare la raccolta differenziata. Si comincia con le scuole, con gli uffici e poi con le famiglie, cominciare a fare il porta a porta, che è l'unica differenziata che funziona. E queste sono le cose che bisogna fare, non che si può dire da domani iniziare senza come, che raccogliamo un po' di plastica, un po' di vetro, quello non serve a niente, bisogna farlo invece come la fanno pure a Cosenza. Pensa che Cosenza, avvocato Cosenza, ho sentito il sindaco 2 giorni fa, è al 13° posto superando Parma, Parma. Allora, ma Carolino, tu lo sai meglio di me, la raccolta differenziata è semplicemente un beneficio per tutta la cittadinanza. Un comune di Capannoli, che è un comune piccolo di 15.000 abitanti, che sta in Toscana, da 10 anni che la raccolta differenziata, ogni anno fa un utile soltanto per la raccolta differenziata di 1.500.000 euro che vengono presi dai servizi. Quindi non pagano più la differenziata. Senti. E addirittura loro hanno dei servizi ottimali pagati con la raccolta differenziata. Io ti ringrazio della telefonata. Noi buttiamo i nostri soldi con l'indifferenziata, se questo perché? Perché è tutto appannaggio di un business che c'è, branchetistico, mafioso, perché si sa, perché tutta la raccolta indifferenziata è appannaggio della mafia, anche perché non può essere quindi non è importante come sotto il tappeto buttiamo i rifiuti. Avvocato, scusami. No, qualcuno vuole offendere la mia intelligenza. Io quando sono in giro per la Calabria non intendo essere offeso. E ti dico il motivo. Spesso la differenziata, i rifiuti, vengono gestiti da società in odor di mafia, vero o no? Punto. Spesso mi dicono, il Movimento Terra. Il Movimento Terra al 50% è gestito da società e aziende in odor di mafia, vero o no? Bene, si può costruire un palazzo, una casa? Una casa, cioè tu che non vai a fare il Movimento Terra devi chiamare quella società che non può fare niente, certo, sicuramente. Mi prendete per i fondelli a me? Il Rigisun. No, allora, vedo che... Allora, uno quando dice queste cose, che abbia il coraggio almeno di denunciare il discorso subito allora, e comincia a far vedere che siamo cittadini a tutti gli effetti e non quei soliti. Ti racconto questa, velocemente chiudo perché ho la pubblicità. Sì. Bene, un giorno incontro un architetto a Reggio Calabria e mi dice Lino, stavano costruendo un palazzo, un noto costruttore famosissimo a Reggio Calabria, ti dico anche il cognome,
il cognome, il nome no, perché potrebbe essere identificato. Un certo costruttore Zagarella, ferma, benissimo. Dico solo il cognome, non dico poi il nome, perché di Zagarella ce ne sono tanti. Bene, cosa mi diceva questo architetto? Lino, hanno costruito un palazzo a 5-6 piani. È arrivata, sono arrivati la cosca, chi comandava quell'area, si sono seduti a tavolino, il costruttore, l'architetto e il mafioso. Mi segui? Bene. Sì, certo. Bene. Gli ha detto quanti appartamenti sono? Due per due. Facevo un incontro. Come se il palazzo fosse un pararocco, un giacchettista. Cioè, proprio come se il palazzo fosse, come se l'avevano costruito in società. Sì. Bene, sì. Mi ha detto, di questo voglio, hanno calcolato un 10%. Un tot di percentuale. Bene, una tot di percentuale. Sai cosa mi ha detto l'architetto? Lino, secondo te chi è che paga l'andrangheta? Il costruttore o chi ha comprato l'appartamento? Certo. Io lo pagherà, lo divide col costruttore. No, sì, lo paga solo chi compra l'appartamento. Quindi quel 10% di indrangheta è ricaricato sull'acquisto dell'appartamento. Sì. Cioè, la cosa incredibile è che tutto questo. Ma poi perdonami. Uno dice deve fare il missionario, uno vuole fare il poliziotto, fa una scelta di vita, uno vuole fare il magistrato, io faccio questo mestiere, ognuno di noi è responsabile di quello che fa. Ma se a me alcune cose non vanno, cambio mestiere, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Benissimo. Ma dove sta scritto che il costruttore deve accettare queste condizioni? Assolutamente nessuna parte. Dove sta scritto che lui deve fare per forza quel palazzo e lo deve costruire? Dice no, assolutamente non lo costruisce. Arriva l'andrangheta, chiudi la serranda, vai via. No, Lino, denuncia. Il costruttore denuncia quello che è successo. Però poi attenzione, attenzione. Devo essere libera a costruire, attenzione, però, con i miei canoni. Scusa, e devo denunciare avvocato, avvocato amico mio. Molte volte molti commercianti hanno denunciato e sono stati isolati. Alcune imprese di costruttori di Movimento Terra e gente seria che lavorava, sai cosa è successo? Che l'andrangheta a quel costruttore che ha denunciato, a quello che faceva Movimento Terra, non gli ha fatto arrivare più nessun camion e non l'ha fatto lavorare più perché tutti avevano timore, paura, questa è la verità. E allora svegliamo le coscienze, rompiamo le catene, rompiamo il sistema. Il sistema è quello che è interare, legato anche alla politica. Come fanno alcuni politici a prendere 10-15 mila voti? Ma da dove arrivano questi 15 mila voti? Infatti, e allora, questa è la verità. Io credo di parlare, di dire le cose per nome e cognome. Perché io sottoscrivo quello che stai dicendo. Questo è il punto. Allora, che siamo sulla stessa però ci vuole anche una stata forte, una magistratura forte, delle istituzioni forti, del normale, che chi denuncia deve essere tutelato al 100%, non che poi che denuncia deve essere poi completamente isolato. Se non è finita la denuncia, allora è arrivato a questo punto, ognuno si deve assuefare a quello che comanda il territorio. Bravo! Avere questi illeciti e preparare questi illeciti, perché ci sono delle persone che poi non sanno benissimo che non saranno mai toccati. Un attimo, la magistratura tutela in qualche maniera i pentiti di mafia. Io dico che è la peggiore razza che esista al mondo. Perché ti spiego perché è la peggiore razza. È il migliore strumento per il magistrato, perché è molto più semplice nell'inchiesta. Certo, nell'inchiesta. Avvocato, tu ne sai. Allora, perché dico che il peggiore è una feccia, una cosa indegna, il pentito di mafia. Però col pentitismo lì, purtroppo... Un attimo, e ti dico il motivo, perché... Ma ti dico perché è una feccia... Qualcosa che è molto sui pentiti. Un attimo, ma ti dico il motivo... E appuntato su questo, e tantissime cose sono uscite fuori proprio perché tipo Pantini, tipo Buscetta potevano parlare di queste cose. Ma perfetto, Buscetta, la storia è un'altra, te la dico, la sai tu, poi ti dico di Buscetta. Il pentito, perdonami, se io commetto, allora ci sono pentiti a scopo economico con beneficio personale. Ora tu mi devi dire, se è onesto, dopo che io personalmente ammazzo 30 persone, giusto? Mi pento. Allora, se io mi pento, dico bene, voglio aiutare la giustizia e voglio aiutare quelle famiglie che ho rovinato la vita parlando e raccontando la mia verità da pentito. Però non voglio nessun sconto di pena, voglio pagare anch'io quello che io ho fatto. Allora, quello è il vero pentito, quello che rimane in carcere a vita, si pente... Ma lo sai, Lino, scusami, permettimi, ma lo sai che la legge prevede una premialità per il pentito, quindi arrivare a questo punto, che se il pentito dice voglio restare in carcere, però c'è la premialità, quindi la legge... Un attimo, no, mi spiego meglio. Il pentito, ci sono pentiti che sono stipendiati, pagati, le loro famiglie messe al sicuro e sono tranquilli. Nel frattempo hanno fatto uno sterminio di famiglie e di persone, anche nelle forze dell'ordine e nella magistratura. Io sono convinto che questa... E non solo ha fatto
fatti il mafioso e il delinquente una vita. Dopo tutto questo vuole fare il furbo della situazione, l'intelligentone della situazione, malgrado grandi boss hanno utilizzato questo strumento, facendo il pentito, la peggiore razza, ma è una feccia umana, uno che si comporta così. Poi se c'è il beneficio per la magistratura perché risolve altri 20.000 casi è un'altra storia, ma il pentito è perché quello tradirebbe anche la madre pur di avere un beneficio a questo punto. Perché uno però che ammazza... sai che la legge così come è stata scritta normativa prevede la premialità per il pentito. Allora il pentito, il pentito viene morale, ma lui ha diritto alla premialità in ogni caso, sempre naturalmente se poi queste sue indicazioni e date siano veritiere. Poi il pentito viene premiato e chi collabora con la giustizia perché subisce un'estorsione viene abbandonato dopo che c'è un vulnus legislativo enorme e non c'è tutela assolutamente per le persone oneste. Perfetto. Quasi la magistratura ti dice che se ad esempio tu dovessi ammazzare una persona, l'importante è che tu non esci dal territorio, quindi arrivato a quel punto e ti dici se ho ammazzato quella persona avrai un terzo di sconti di pena perché sei eletto, non ti muovi, quindi non avrai bisogno di quindi i canoni sono rispettati. Quindi tu stai avvocato, quindi tu stai dicendo sembra assurdo ma è così lì benissimo. Allora tu stai dicendo che in questo momento chi si vuole pentire, chi vuole denunciare un'estorsione o l'usura, vuole denunciare un fatto grave, noi gli consigliamo di non farlo a questo punto. No, io consiglio di farlo, però che ci siano delle garanzie per questa persona, e quindi a livello legislativo vengono prese le garanzie molto più forti di come ci sono adesso. Allora dobbiamo agevolare e garantire di più tranquillità e che sia anche tutelato dal punto di vista personale e dal punto di vista di tutti i punti di vista, personale e economico. Grazie non avvocato. Può essere una persona soltanto abbandonata, sì, perché è normale, certo, come dici tu, il paradigma è facile, allora dici il pentito si pente e ammazzato, chi non ha fatto niente, invece continua, anzi una persona onesta che denuncia e deve subire, no. Bravo avvocato. Rafforzare la legge, proprio questa qui sull'usura, rafforzarla ancora di più la legge questa qua. Bravo. Dal punto di vista però legislativo, Nino, e se ci sono i politici che lo vogliono fare, bene, se poi non lo vogliono fare i politici, vedi quello del discorso, è tutto lì. Qui non c'è una scelta di destra e di sinistra, dicendo qui bisogna fare delle leggi forti, delle leggi che permettono che la persona, l'individuo onesto, venga visto come una persona da esempio e non quella persona paurosa che si deve ritirare perché c'è la maggior parte, sono tutti furbetti che la scontano. Io ci credo ancora, avvocato, io ci credo ancora. E io sono contento che ci sei e che ci credo pure io. e mi piace la tua trasmissione perché può dare la parola a tante persone che assolutamente libere. Grazie avvocato da Siderno, grazie ancora. E allora, grazie, pubblicità, buona giornata. Grazie anche a te. Da Siderno torniamo tutta la Calabria, la Sicilia, la Puglia, coloro che ci seguono con Lino Polimeni, una cosa divertente. Ho fatto un vox populi legato al film di Checco Zalone, Il posto fisso, e ho chiesto agli interlocutori che abbiamo avuto che cosa pensavano del film del posto fisso e ne sentirete di tutti i colori. A tra poco, dopo la pubblicità, grazie. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. Eccolo lì, il passeggero che ti controlla mentre guidi. Quello che sa sempre cosa devi fare e dove dovevi andare. Quello che è costantemente in ansia. Quello che frena prima di te. Digli addio con la nuova Polo. Con rilevatore di stanchezza e sistema di frenata anticollisione multipla di serie e motori esclusivamente Euro 6. Ancora da 10.900 euro. Solo a ottobre, tua con finanziamento anticipo 0, TAN 0, TAG 220. Nova Legno. Costruzioni e strutture in legno. Opera nel settore edile realizzando opere di carpenteria in legno. Case, strutture balneari, tetti, grandi coperture lamellari e tanto ancora. La Nova Legno dispone di un personale altamente qualificato che segue tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione per dare velocità e precisione. Inoltre è specializzata nella rimozione dell'amianto e nel recupero dei centri storici. Realizza grandi progetti, garantendo sempre tutti i vantaggi del costruire in legno.
I tecnici sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per proporre soluzioni innovative in termini di sicurezza antisismica e antincendio. Durata nel tempo, riduzione dei consumi, rapidità di esecuzione ed ecocompatibilità. Nova Legno. Rispetto per l'ambiente, ricerca ed esperienza. Mapei Calabro Parati. Mapei, azienda leader dei prodotti tecnici per l'edilizia. 7.500 dipendenti, più di 1.400 prodotti. Partner dei tecnici nelle progettazioni e assistenza in cantiere con professionisti specializzati. Tutta la documentazione dei prodotti con le relative schede tecniche è reperibile online sul sito. Mapei contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali alla realizzazione di piccoli e grandi progetti per l'edilizia, rappresentando l'eccellenza italiana nel mondo. Mapei, in collaborazione con Calabro Parati di Catanzaro, soddisfa tutte le vostre esigenze, avendo a disposizione tutta la straordinaria linea Mapei ed un sofisticato sistema tintometrico capace di realizzare e riprodurre anche nel tempo qualsiasi colore. Calabro Parati, Viale Magna Grecia 60, Santa Maria di Catanzaro. Info 0961 63 324. Email info@calabroparati.com. La casa è il luogo dove risiede l'amore. Vengono creati ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Semeraro, da sempre arrediamo le vostre case e vogliamo continuare a farlo. Un'ampia scelta tra le più attuali proposte dell'arredamento classico e moderno ti aspettano. Ambienti funzionali, piacevoli e vivibili. Proponiamo un catalogo di prodotti che abbraccia tutte le fasce di mercato, dall'economica a quella più alta e di pregio. Il valore del nostro prodotto è frutto di migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono. Noi ti garantiamo il nostro impegno nella ricerca di materiali, forme e colori contemporanei per progettare al meglio la tua casa. La qualità al miglior prezzo. Semeraro, la casa degli italiani. Comunicazione importante. Da Semeraro, finanziamento a tasso zero. Semeraro, strada statale 280 Lamezia Terme Catanzaro. Info 0968 34 05 40. Numero verde 800 893 975. Buon pomeriggio amici della Calabria, Sicilia, Puglia. Oggi perché partiamo con la scritta Citrigno ma con il film di Pietro Valsecchi. Questo Pietro Valsecchi, e da qui nasce la mia discussione con Michele Placido, era il segretario e l'autista di Michele Placido, è vero Pino? Sì, giustamente. Ecco, da questa domanda lui è successo quel finimondo quest'estate con la Gisole. Perché accanto al film? Prego, potete passare tracquillamente. L'avete visto che Cozzalone? Sì. Va bene, a posto. Allora, questo film... praticamente, a parte che hai detto un capolavoro, perché? Secondo me perché il buon Zalone dovrebbe, secondo me è il nuovo Alberto Sordi degli anni 2000, perché partendo da uno spaccato di vita sociale, in questo caso il posto fisso, lui ne fa una parodia, però anche cruda, perché ridendo e scherzandoci su, però parla di un grave problema della nostra società. Più al sud che al nord il posto fisso è la meta di tante famiglie, di genitori che un tempo ragionavano il posto fisso al di là di tutte quelle che erano le occasioni. Sì,
in questo momento penso che il problema sia generale, che la crisi, ma anche come racconta il film, cioè il problema che crea il ministero penso che sia a livello nazionale, quindi è un problema. Dalle province, il discorso delle province, da queste province l'autore prende spunto proprio del posto fisso. Sì, vabbè, diciamo è solo spunto, il problema del posto fisso penso che sia un problema. Ma Lino Banfi, il politico, in questo caso dice non firmare. Sì, non firmare perché, come dicevi tu, è l'ideologia, l'idea fissa della generazione precedente che aveva nel posto fisso un posto di lavoro sicuro, ben retribuito, che invece nel film si rivela un boomerang. Perché un film che non è costato neanche 10 milioni di euro, siamo già oggi, lunedì, oggi scusami, è giovedì ed è il 7 gennaio, siamo quasi a 25 milioni di euro di incasso, parlavi che è un film che tirerà ancora per un mese, arriverà anche a incassare 70 milioni. Sì, le previsioni sono quelle, se marcia a questi ritmi di 5-6 milioni. Su tre sale ce l'avete? A Cosenza su tre sale, ma tieni presente che in Italia è su 1250 schermi, quindi marcia una media di 5-6 milioni di euro al giorno, quindi fai il conto che avrà naturalmente un calo fisiologico nella settimana prossima, però la previsione è che superi tutti i record nazionali, quindi superi penso i 70 milioni di euro. E facendo una classifica, il film questo che ha dei record? Sì, lui con il film precedente si fermò a 55 milioni ed era secondo dietro Avatar, che era a 65, ma le previsioni, ripeto... Supererà i film americani? Sì, tranquillamente. Senti, noi da questo partiremo con il posto fisso e chiederemo proprio da questo film Quo Vado, di Checco Zalone, e vedremo un attimo cosa risponde la gente. Pensa che il 53% dei laureati prende il posto dopo 3 anni che si è laureato, ma spesso la laurea non basta perché ha bisogno di master, di difficoltà enormi. Immagina tu i diplomati, immagina quello che accade di fronte a quello che qualcuno disse tempo fa, che oggi il lavoro te lo devi inventare. Sì, ma poi in effetti... Quindi il posto fisso non c'è più. Sì, ma in effetti è quello che poi rimane di amaro nella società e anche poi alla fine del film, perché poi in effetti non voglio svelare la fine del film perché non l'ha visto, però è la conseguenza poi dal finale del film, cioè certo. Perdere il posto fisso diventa un dramma, anche se poi Zalone lo stravolge, però in effetti questa lotta che lui fa contro il con la dirigente è proprio perché non c'è futuro al di là del posto fisso. Grazie Pino Citrigno, grazie, complimenti per il grande lavoro che fai. Noi continuiamo ancora, ma chiediamo a questo punto, buongiorno, andiamo un attimo, sì. Grazie. Segue sempre. Con molta passione. Grazie. Volevo chiederti, stiamo parlando del posto fisso, no? Il film di Checco Zalone, questa realtà, questa paura che c'è delle province che vengono dismesse. Tu sei stato dipendente a posto fisso? Sono dipendente. Ah, sei dipendente. Sì. Ecco, cosa pensi del posto fisso? Ma il posto fisso è una sicurezza, diciamo. È una sicurezza. Nel sud più del nord? Certamente. Ecco. Principalmente nel sud. Hai visto il film di Zalone? No. Non l'hai visto? Ne hai sentito parlare? Certamente. Ecco, parla delle province, parla delle dimissioni, diciamo, di queste province che vengono dismesse, certo. La paura di perdere il posto fisso, perché? Perché questa cosa più al sud? Cioè, ma io veramente, più che ascoltare, noto e seguo molto i nostri politici calabresi, sì. Che non fanno niente... Per il posto di lavoro e creare posti di lavoro, perché non basta che non li stanno creando, ma li stanno distruggendo. Grazie a questo amico. Noi andiamo avanti, andiamo a sentire delle persone in merito al posto fisso. Signora, dice Zalone, il posto fisso è la garanzia assoluta, senza posto fisso è la fine. È d'accordo lei? No, non sono d'accordo per niente. Quindi è questa drammaticità del posto fisso di Zalone, di Checco Zalone, che parla di queste difficoltà enormi che ci sono con le province che vengono chiuse, no? No, per me non esiste, perché il posto bisogna inventarselo su misura, bisogna dare un contributo a questa società senza aspettare e di demandare tutto quello che è poi la nostra responsabilità. Senta signora, il 53% dei laureati dopo 3 anni prendono un posto di lavoro, ma dopo master, ecco, quanto deve costare alla famiglia questo laureato e a quanti anni deve arrivare prima di essere... Lì è un po' un problema, questo è vero, perché anche per quanto mi riguarda la formazione
dipesa tantissimo, no, dal budget economico, purtroppo. Però si può fare. Il posto fisso quindi è della Prima Repubblica, dei genitori che dicevano deve avere a tutti i costi il posto fisso, ed era limitato? Un orrore, io lo vedo un orrore. Un orrore. Molto gentile, andiamo avanti, ancora sentiamo. Zalone ha detto che il posto fisso è l'unica garanzia per poter lavorare e andare avanti. Zalone, che cos'è Zalone? Ah, il film di Zalone. Non andare via. Parlavamo del posto fisso di Zalone, dice che è l'unico, dopo le... Non è del posto fisso? Baciate. Come sta? Sei paesano mio. Baciatevi, intanto vi state incontrando, parliamo un attimo di Zalone del film, intanto vi salutate. Bene, allora, il posto fisso è la garanzia assoluta secondo Zalone, secondo voi? Non è vero. Qual è l'alternativa oggi al posto fisso? L'alternativa è di trovare più spesso lavori. Per esempio, secondo lei, la regione, le province, i comuni, il territorio del sud Italia vive questo disagio del lavoro, anche perché siamo oltre il 55% della disoccupazione giovanile? Sì, indubbiamente c'è questo problema, però la gioventù non va alla ricerca del lavoro. Qualcuno dice che bisogna inventarsi il lavoro. Sì. Lei cosa ha fatto nella vita? Tanti lavori. Tanti lavori, quindi non il posto fisso? No, no. Io ho fatto il posto fisso. Ha visto Zalone? Il film di Zalone? Non l'ho ancora visto. No. No. Mi annoio stare tre ore nel cinema. Beh, però diciamo che parla di questo posto fisso. Non ho la pazienza di stare. È il posto fisso. Quindi è il posto fisso anche il cinema. Senta, la garanzia del posto fisso, della sicurezza, più al sud che al nord, com'è? Ma al nord si arrangiano in tutti i modi, al sud vogliono il posto fisso, anche perché non ci sono alternative, al di là del posto fisso che trovo, l'industria, non c'è niente, o enti pubblici o posto fisso in amministrazione, ferrovie, i nostri politici, no, la nostra no, non è in grado. Gli stessi operatori. La nostra politica non è in grado. Operatore. Le imprese? No, le imprese niente, approfittano dei contributi e poi ciao, arrivederci. Bravo. Derubano i contributi europei. Anche per loro è un po'. Le zone industriali le abbiamo visitate noi, un disastro delle zone industriali. Sì. Hanno derubato le cattedrali del deserto. E noi le abbiamo fatte vedere, li facciamo vedere. Regista Franco Selvaggio monta le zone industriali. Nella zona di Carigliano. Lei un caffè lo vuole. Io l'ho già preso, la ringrazio, l'ho fatto Pino Citrigno. Dopo una certa età come la nostra abbiamo il posto fisso al bar. Quello. Allora vi lascio il posto fisso al bar. I migliori auguri. Questa oggi va in onda alle 14.30 su Articolo 21. Grazie, grazie, grazie ancora. Ecco, sì. Ecco, andiamo ancora avanti. Vedete che questo discorso del posto fisso sta prendendo in qualche maniera i nostri amici. Sentiamo questi due ragazzi, vediamo cosa dicono in merito al posto fisso. Checco Zalone ha detto che il posto fisso è l'unica realtà. È vero. È vero? No. Imprenditrice, posso dire che è vero. È vero perché io sono imprenditrice e comunque ci sono tantissime tasse da pagare per arrivare poi con la... Come analizza? Lei ha visto Zalone? L'ha visto il film? Sì, sì, sì. Come analizza questo film guardandolo al di là che qualcuno come Pino Citrigno ha detto che è il nuovo Alberto Sordi per come riesce a interpretare forse anche questi vizi di questi che volevano in qualche maniera questo posto fisso della Prima Repubblica, un po' quel politico Lino Banfi che raccomandava non firmare mai. Ecco, in qualche maniera c'è entrato ancora una volta un problema del Sud o del Nord anche? Ma oggi secondo me è di entrambe, non c'è tantissima differenza tra sud e nord. Io vivo a Milano, che comunque la realtà sta diventando sempre, sì, sempre così. Lei ha parlato di impresa, un'impresa, le tasse siamo al 43-44%, DURC, dipendenti, cose che in qualche maniera ti creano problemi per poter sopravvivere. Sicuramente, 43 dice lei, ma secondo me è molto più alto, anche sui 70, se dobbiamo fare... Lei facendo il calcolo, sì, però parliamo... Lei... Che rimane, poi il dipendente cosa fa? Fa semplicemente il suo lavoro, va a casa e dorme. Invece l'imprenditore non è proprio così. Scusi, a questo punto qual è il problema del posto fisso? Che oggi qualcuno dice che bisogna inventarsi il lavoro. Quindi chi ha il 27 è garantito qualunque sia il problema dell'azienda. Ma se va male l'azienda va male anche il dipendente. Sicuramente, però il dipendente a differenza dell'imprenditore ha un po'... Cioè il posto fisso forse è sull'amministrazione.
perché anche sull'impresa adesso sta diventando un po' difficile. Spesso le banche non garantiscono in merito all'azienda se non ha un buon fatturato, una Basilea 2, Basilea 3 che garantisce che questa società la veda ai livelli alti, anche la banca crea problemi al dipendente. L'imprenditore sicuramente non ha delle agevolazioni, o piuttosto noi siamo comunque una start-up. Per cui tanta difficoltà per iniziare e nessuna garanzia da parte di nessuno. È pur vero che la Comunità Europea ha messo a disposizione tanti soldi per le imprese, spesso alcune hanno derubato questi soldi. Io non ho visto niente. Né cosa fare la vita? Noi cosa vi occupate? E abbiamo, mio marito ha inventato un gioco, per cui siamo in giro con questo gioco di costruzioni che portiamo avanti, però tantissima difficoltà, sì. Difficile, sacrifici, trovare le imprese che pagano anche. Sicuramente. E un altro problema d'Italia sono i pagamenti, 120 giorni si arriva, per arrivare a dirmi anche che dopo i 120 giorni non ci sono i soldi. Per cui i fornitori che chiedono i pagamenti e i miei clienti che non pagano. Quindi torniamo al posto fisso. Torniamo al posto fisso. Grazie, auguri, molto gentile. Ma avete sentito un po' come in qualche maniera questa paura del posto? Vediamo un attimo, sentiamo un attimo anche queste persone che ci seguono. Ecco, il posto fisso, come stai? Come Segreti? Stai? Un bacio. Un bacio. Professor Segreti, salve, Lino Polimeni. Allora, parlavamo del posto fisso perché Zalone ha parlato del posto fisso. No, voi non dite nulla? Professor. È il posto fisso. Il posto fisso adesso è molto difficile che si possa realizzare, nel senso che con la crisi che corre è difficilissimo. Le province le hanno dismesse, contano molto poco, non hanno fondi e quindi si naviga nel buio. È una crisi dalla quale non so come uscire, sinceramente. Io ne ho visto di tutti i colori nei miei 80 anni, tu sai benissimo che ti ho sempre seguito. E devo dire che un pessimismo mi afferra la gola. Non vedo come dire, sbocchi. Io continuo a combattere. Tu continui a combattere, ma mi sorprende come non sia ancora in televisione. Come mai? Io sono in onda. E che è successo? Insomma, andiamo in onda tutti i giorni noi alle 14.30 con l'articolo 21. Adesso? Ma scusa, ma dove sei? Non c'è stato lui. Da quando sei? Siamo in onda dal 9 novembre, tutti i giorni 14.30. Ma eri fuori? Sì, sono stato fuori. Sei stato a Roma fuori. Bene, diciamo che oggi alle 14.30 sul canale 17, articolo 21, ti aspetto e ci vediamo. Io vivo tra Amantea e Cosenza e Roma. Amantea, Cosenza e Roma, auguri ancora. Poi quando ti chiamo però mi devi far chiamare. Allora facciamo chiamare il professor Saghetti ai centalini, grazie. Ciao, grazie. È stato a Roma e quindi era un po' distratto. Allora andiamo un attimo, vediamo un po' cosa succede. Ecco. Buongiorno, sono Polimeni di Articolo 21. Il posto fisso, dicono che è l'ultima realtà, visto il film di Zalone. Guardando quel film, è la realtà oggi? Guarda, è molto fretta, devo andare. Sì, però anch'io ho fretta, sì. Però non ci parlo, va bene. E può darsi che la signora quella è il posto fisso. Il posto fisso di Zalone dice che l'unica realtà è il posto fisso. Secondo lei? Ha visto Zalone? No, non l'ho visto ancora. No. Non ha visto Zalone. Benissimo, andiamo avanti, non l'hanno visto, sono gli ultimi. Andiamo, chiediamo un attimo a questo signore. Checco Zalone dice che il posto fisso è l'unica realtà oggi. Solo lui lo può dire. Perché? L'altra è una presa per il culo, perché? Soprattutto per quanto riguarda il job act di Matteo Renzi. Di Matteo Renzi. Si fermi un attimo per dire perché oggi la Prima Repubblica, Lino Baffi dice non firmate per lasciare il posto fisso. Questo non l'ho capita. No, Lino Banfi nel film di Checco Zalone, sì. Dice che faceva la parte del senatore, visto, il politico. L'ho visto il film, sì. Ecco, come analizza questa situazione delle province che vengono dismesse e la tragedia del posto fisso? Sì, sì. C'è il collega che mi sta aspettando, ci ho 10 minuti per la pausa. Ma la battuta, caffè. Pausa, lei è un posto fisso allora? Sì, io ho questa, io mi reputo di essere una persona fortunata. Quindi lei è contro Zalone? No, quella più che altro era una parodia, non era, cioè non era il disegno di una realtà. Il posto fisso
nel passato era una realtà, oggi non lo so, penso proprio di no. Un'ultima cosa la lascio: i genitori un tempo, spesso anche a livello artistico, imprenditoriale, anche professionale, hanno obbligato i figli a prendere il posto fisso, ma la realtà e l'ambizione per il figlio non era quella, è stata anche una prigione il posto fisso per molti. Forse per molti no, per alcuni sicuramente lo è stato, perché magari avevano avevano più che alternative, avevano altre ambizioni. Poi chiaramente bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà dice tutt'altra cosa. Nord più del sud il posto fisso? Nord più del sud. Nord più del sud, no, voleva dire sud più del nord, forse probabilmente. Andiamo a sentire qualche altro. Vediamo un attimo di proseguire. Il posto fisso quanto è importante? Per me non ha nessuna importanza, io sono pensionato. Ma lavorava prima dove? Sì, ho lavorato in Germania. Ah, cosa ha fatto in Germania? Sempre in fabbrica. Quindi posto fisso aveva? Posto fisso. Quindi è una sicurezza il posto fisso, questa è la differenza. Quindi tolto il posto fisso è finita? No, qui in Italia si pensiona proprio di sì, è difficile trovare lavoro. Non c'è l'alternativa? Secondo me no, ci sono pochissime alternative. Grazie, molto gentile. Sentiamo un po', signore, scusi, parlavamo del posto fisso, il film di Zalone, che in qualche maniera ha fatto arrabbiare quelli che hanno il posto fisso, in particolare i dipendenti della provincia. Lei l'ha visto il film? No, avrà modo di sentire, parlare, e lo vedrà prossimamente. Però è ancora al cinema. Il posto fisso dicono che è l'unica realtà per il sud. Lei il posto fisso? Sono stato... Cos'è stato? Ferroviere. Ferroviere, diciamo, lo Stato. Certo. Ferroviere... Ferrovie della Calabria? Della Calabria, quando funzionavano bene, diciamo quando funzionavano meglio, un po' meglio. Meglio. Ecco, adesso è pensionato. Sì, da un pezzo ormai. Ma papà e mamma, quando lei ha preso il posto fisso, era il sogno di papà e mamma? Beh, mi ha detto non morirai di fame. Ecco, bravo. Qual era questo? Sì. Poi, cosa si diceva a lei? Stai tranquillo, per se non hai altri problemi. Stai tranquillo, insomma, sei sicuro, va? C'era quel sì, quello. Quel sicuro. Quello entrava sicuro. Perfetto, sì. Era questo. Ecco, no, poi, ma c'è stato un momento che lei ha sognato di avere un'alternativa? Ma no, almeno... Non so. E non è che per il posto fisso qua ci stanno venendo a prendere, no? Non penso. Che succede? Non lo so, che... forse la banca. Cosa sta succedendo? Forse alla banca. Adesso la rapina? Scusi un attimo, c'è una rapina in corso, è la miseria. C'è stata una rapina? È il bello della diretta, no? Come si dice? Mentre registravamo, forse in atto c'è stata una rapina. No, siccome è il posto fisso, parlavamo del posto fisso, chissà, forse erano quelli disoccupati questi. Forse. Senta, parlavamo del posto fisso, ancora è una garanzia? No, posto fisso non è più una garanzia. Una volta era. È perché manca il lavoro e il posto fisso non c'è. Bisogna crearlo il lavoro oggi come. No, ma quando si parlava del film di Zalone diceva della provincia, che hanno dismesso le province e che ora dovevano firmare a tutti i costi per andare in mobilità, e quindi lui non firmava perché il politico diceva non firmare mai il licenziamento perché l'unica garanzia è il posto fisso. Sì, l'unica garanzia è il posto fisso, però giustamente non firmare mai, perché una firma ti porta a mettere la cosa. Okay. Andiamo ancora avanti, vediamo un attimo che è successo. Ecco. Ma scusate, ma cosa è successo? Avete visto voi cosa è successo? I vostri soldi sono al sicuro, Ma noi non ne abbiamo soldi perché. Senti, Zalone ha detto che il posto fisso è l'unica alternativa, tu invece. Esatto. È l'unica alternativa il posto fisso, perché arrivi il 27 e c'hai che un 1.500 euro, 2.000 euro, sai che quelli, con quei soldi ti devi gestire tutto il mese, mentre qua ci sono spese 7, 8, 10.000 euro di spesa al mese. E devi vendere, deve la qualità, il prodotto, la meritocrazia, la professionalità. Tutto questo, quindi ha ragione Zalone. Il posto fisso. Ma qualcuno si è offeso della provincia, dice che è stata un po' una parodia troppo forte per loro, il fatto di non firmare. No, ma che cosa si devono offendere? Non è che non si sa che il posto fisso è posto fisso. Adesso
quante persone lo vorrebbero oggi come oggi un posto fisso? Senti, ma spesso il posto fisso ha portato a ragionare male alcuni genitori, perché può darsi che il figlio aveva altre alternative, però hanno evitato che il sogno che voleva realizzare il figlio finisse col posto fisso, che poi lì spesso non è che tutti lavorano in maniera corretta. Corretta, sì, ma non è che l'ha fatto vedere, che c'è chi firma il tesserino dell'altro, chi questo. Diciamo, le ultime inchieste. Non è che lo dico io. Le inchieste. Ci sono le inchieste in corso, non è che lo dico io. Ha visto cosa è successo al comune di Sanremo, no? Sì, ma col pigiama andava a firmare il tesserino. Ma adesso si devono impegnare, devono capire che devono lavorare. Si deve lavorare. Purtroppo l'Italia si sa che sta andando alla deriva. Tutti quanti ci dobbiamo impegnare per portarla su. Questo è. Lei adesso non ha visto nulla, lei? No, ero dentro il negozio, come faccio? Una rapina. Sì, ma così una signora mi diceva, dice si è fatto dare 2.000 euro e se n'è andato. Ah, 2.000 euro? Sì. Era quello disoccupato. Che ne so. 2.000 euro, veloce. 2.000 euro se n'è andato. Se n'è andato, io dico. Non lo so se aveva il coltellino. 2.000 euro, una rapina da 2.000 euro. Bene, grazie, andiamo avanti. Sentiamo ancora. Ecco, signora, il posto fisso di Zalone è una meteora o ancora si può ottenere questo posto fisso? Ma quale c'è? Il posto fisso Zalone che ha fatto questo film? Il posto fisso. No, non sono per niente d'accordo. Lei, casalinga o libera imprenditrice? No, casalinga. Grazie signora. Vedete che nel frattempo sono arrivate altre due pattuglie, sono arrivati i carabinieri. Credo che da quello che si dice il rapinatore ha voluto 2.000 euro veloce per andarsene. Senta, il posto fisso, parla del posto fisso di Zalone, ecco, cosa pensa lei? Il posto fisso non c'è più. Non si parlava delle province, no? Non esiste più. No. È un sogno. Hanno cancellato tutto. Ecco, questo signore in banca gli ha chiesto 2.000 euro veloce e se n'è andato, così hanno raccontato i testimoni. Diciamo 2.000 è stato onesto. Diciamo che è stato onesto, no? Tanto ormai. Le spese di Natale. Sì. Continuiamo ancora, grazie ancora. Sentiamo un po', volete parlare del posto fisso, lei di Zalone? Ecco, il posto fisso. Posto fisso dalla questura. No, della questura, cioè parliamo del posto fisso, può essere delle ferrovie, della questura, della polizia. È una situazione un po' particolare, anche perché non si trova lavoro. Non lo so, speriamo appresso che riusciamo a vincere questa crisi al testalto. Però diciamo qui... Non so più altro. Grazie. Noi continuiamo ancora. Vedete che qui l'Ubibanca Carime, 2.000 euro sono assicurati, non è successo nulla di grave. Andiamo avanti e proseguiamo col nostro percorso legato al posto fisso. Andiamo un attimo a chiedere a queste ragazze il film di Zalone, Il posto fisso, ecco, non so se l'ha visto Zalone. No, ma io non sono di qua, mi dispiace. Però Zalone è nazionale il film. Sì, ma non, ecco, non ho ancora tempo. Lei è disoccupata? No. Studente? Laureata? No, io lavoro in Svizzera. Ah, lavoro in Svizzera, quindi una svizzerotta precisa. Ecco, quindi dalla Svizzera, calabrese di origine? Sì, assolutamente. Quindi lavora lì, al posto fisso lì oppure libera professione? Ho il posto libero, fisso lì. Fisso lì, e quindi viene in vacanza solamente. Sì. Benissimo, grazie. Andiamo ancora avanti, vediamo un attimo se ci seguono, sentiamo altre ragazze. Posto fisso di Zalone, dice che è l'unica realtà, che dice lei. Mi sa che lei è disoccupato? Sì, sono disoccupato. Ecco, il sogno di papà e mamma è il posto fisso, quindi? No, non è che è il sogno, è soltanto che ha ragione, secondo me. Perché... Ma il posto fisso per lavorare o per avere garantito lo stipendio? Per lavorare, soprattutto. Cioè, si lavora poi col posto fisso, sì. Sì. Ecco. Quindi lei pensa che più al sud è questa cosa che al nord oppure è in tutta Italia? In tutta Italia. Il posto fisso prende tutta l'Italia. Buongiorno, senti, il posto fisso. Polimeni, articolo 21, venite qui avvicinate. Dove andate? Hanno fatto una rapina. Uno è andato lì e ha detto datemi 2.000 euro, veloce me ne devo andare. Che parlo 2.000 pure io. 2.000 euro. Vabbè, allora, ascoltate, il posto fisso c'è ancora? Io credo di no. Per un semplice motivo che meno dalle parti nostre si usa così, che chi ha sante va in paradiso. Chi non ne ha resta dov'è. Quindi raccomandazione. Ecco, esatto. Quindi lei vuole dire che tutti quelli che hanno preso il posto fisso l'hanno preso? La maggior parte. Quanto? Da 1 a 100? 99 di sicuro.
99% tutti raccomandati, dai, no. Tranquillo, signor Polo. E lei perché nel film di Salone c'era il senatore Lino Banfi che faceva vedere che raccomandava, ecco. Quindi lei dice che la politica ha la sua percentuale di responsabilità. Certo, certo. La ringrazio, grazie. Lei vuole dire qualcosa? Lei il posto fisso? Cosa ha fatto nella vita? Il fabbro ho fatto. Ah, il fabbro, quindi artigiano. Quindi no, mani, mani d'oro, baciate le mani. Sono diventato davvero d'oro. Fabbro, sì, assolutamente sì. Cioè, c'è da pensare anche a questa gente che viene di fuori, no? Siamo già noi pieni di problemi. Dispiace. Gli extra comunitari, lei dice, ma anche i rifugiati politici in qualche maniera. Però bisogna valutare. Bisogna valutare la cosa, questo è vero. Grazie. Comunque io non sono d'accordo su certe cose, perché c'è gente che muore di fame qua, noi. Sono d'accordo, ma E questi signori qua, no? Ci danno soldi, ha ragione cosa, quello della Lombardia, la come Salvini. Salvini, ha ragione su questo punto. Siamo d'accordo con Salvini, su questo. Tranquillo. Bene, grazie, tranquillo. Andiamo ancora avanti. Sentiamo un po' il posto fisso. Vediamo un po' qual è. Ecco. Volevo avvisare i vigilanti che hanno fatto una rapina lì, 2000 euro gli hanno chiesto alla cassa, gliel'hanno dato e se n'è andato. Ecco, quindi stia attento che possa arrivare un altro disperato, mi raccomando, si metta davanti così, poi le banche sono assicurate, però si metta così, 2000 euro hanno rubato, bene. Sì, sì, 2000 euro, gli ha detto, non qui, all'altra banca, c'è stata la rapina, gli ha detto, no, una signora ha testimoniato, gli ha chiesto 2000 euro e se n'è andato. Senta, il posto fisso. Come dici? Il posto fisso. In che senso? Il posto di lavoro, tutti vogliono il posto fisso. C'è stato il film di Zalone che parlava. Lei, posto, lei che so, ha fatto? Sono pensionato, quindi. Sì, ma cosa ha fatto nella vita? Pensionato. Pensionato. Che cosa ha fatto nella vita? No, il pensionato no. Ho lavorato alla direzione del tesoro. Ah, quindi ha avuto il posto fisso, sì, pure sì, lei. Sì, quanti sì. anni? 39 anni. Però di lavoro serio, eh? Di lavoro serio. Dopo 39 anni? Pensione. Pensione. Bellissimo. Da godere? Sì, speriamo. Bene, auguri. Bene, andiamo ancora avanti. Sentite un po' quello che stiamo raccontando in merito al posto fisso. Vediamo un attimo, rientriamo un po' sulla parte centrale. Vediamo sti ragazzi, la signora. Vediamo un po'. Ha visto il film di Checco Zalone? No. Parlava del posto fisso, sì. Che è l'unica realtà oggi. Sì. Prima Repubblica, se ha avuto modo di leggere anche, diciamo, ha fatto una recensione del film, ha capito che c'era la politica, la raccomandazione, un po' il fatto che le province che vengono dismesse e quindi molti vanno in mobilità e perdono il posto. Però il senatore nel film diceva non firmare mai il licenziamento. Quindi il posto fisso è ancora reale nel sud? Vale ancora? Secondo me non vale più da nessuna parte. Ok. Perché ormai non esiste più la stabilità, la tranquillità, cioè in America per esempio da tantissimo tempo le persone per poter mandare avanti gli studi, i figli negli studi hanno 2 o 3 lavori e quindi qui ormai... Lavora la mattina, il pomeriggio e la sera? Sì, ci sono persone che hanno un lavoro la mattina e poi la sera vanno nei locali a fare i camerieri. Con il reddito come si confronta questa cosa del reddito di un lavoratore? Non le tasse, le cose, poi lì da no, valutare. Lì forse funziona. In America funziona molto diversamente perché qualsiasi spesa, qualsiasi scontrino viene scaricato. Come avviene a Seul, che anche se prendi un caffè puoi scaricarlo con la tua testa. Tutta la spesa. Però ormai non c'è più questa sicurezza e bisogna lavorare, bisogna stare in salute per poter lavorare. Lei cos'ha? Il posto fisso? Lei no? No. Libera imprenditrice, cosa fare la vita? Io mi occupo di musica. Ah, bene, quindi un artista. Quindi sì. La musica, i sogni. Sì. E lei sogna molto allora? Io sogno molto. Gli artisti sognano molto. Anch'io, mio lavoro è un po' artistico, sì. Il mio lavoro, e quindi in qualche maniera la conduzione, la presentazione e i sogni nel cassetto. Però poi sì. Io ricordo le sue candid cam. La miseria, straordinaria. Sono nel mio cuore, nella mia memoria per sempre. Sono gli anni 90 eccezionali. Meravigliosi. Sì. Però adesso siamo con un'altra realtà, certo, articolo 21, raggio certo. di sole, raccontiamo certo. il territorio, perché ci sono dei periodi, dei percorsi, che tu questo percorso che fai ti rendi conto che non è come pensi tu la società, quindi in qualche maniera dai una mano a quello che sta accadendo. Certo, ma appunto è cambiato talmente tutto e dobbiamo cambiare anche noi la nostra mentalità, perché comunque è naturale che ci siano delle evoluzioni. Adesso insomma appunto ritornando al posto fisso, dobbiamo pensare in modo molto più snello ed elastico per poter... Oggi c'è il posto di lavoro con il voucher a 30 giorni, 45 giorni, una settimana.
Sì. Lavora al mese. Sì. Beh, diciamo che nel mio campo... Ti interrompo. Una volta quando si faceva un contrattino a 6 mesi era quasi un'offesa. Sì. Ora ti fanno il contratto a un mese. No, una volta diciamo che si rifiutavano dei lavori perché non erano, insomma... Mi ricordo che alcuni avevano più concorsi, vincevano più concorsi e potevano decidere il posto da insegnante o il posto al ministero o il posto... Sì, beh, una volta c'era più benessere, c'era più possibilità di lavoro, e si poteva, ognuno si poteva permettere anche questo, però adesso non è proprio così. Dei posti che prima non erano considerati, adesso per esempio un posto diventato molto appetibile adesso è quello del cassiere nel supermercato e nella nostra città per esempio i nostri cassieri sono tutti laureati, una o due lauree. Una volta non era c'è così. Una percentuale, il 53% dei laureati secondo le ultime indagini trova lavoro dopo 2-3 anni, addirittura 3 anni. Siamo penultimi, dopo gli ultimi sono la Grecia, questo è un dato europeo della Comunità Europea ed è un fatto gravissimo questo. Poi non si parla poi dei diplomati. Ma il fatto è questo, che i nostri giovani adesso con una laurea in mano vanno spesso all'estero e devo dire che anche nel mio campo il lavoro è maggiore all'estero, quindi i musicisti e categorie che insomma possono anche essere insomma più slegate dalla terra. Il problema è questo, lasciare la terra oppure no. Adesso si parla di ragazzi dormienti e il fatto che sono fermi e stanno a guardare. Che cosa stanno a guardare? Posso dire una cosa che riguarda non il lavoro ma l'educazione. E noi italiani, specialmente al sud, siamo molto attaccati alla famiglia e abbiamo una dipendenza mentale dai genitori e dal luogo. E, sono i genitori che devono mollare? Devono mollare in tempi utili perché il ragazzo possa essere... In Germania a 18 anni li cacciano di casa. Sì, ecco, noi non faremo mai una cosa simile, però non cacciare di casa perché non mi piace. Non cacciare? No, loro fanno anche così, però il ragazzo deve essere abituato a viaggiare, andare all'estero, parlare in inglese, e, ecco, avere una mentalità più aperta perché altrimenti grazie. Non si può. Auguri ancora, no, grazie auguri. Ancora, grazie, grazie. Noi continuiamo ancora, questo è il racconto che stiamo facendo in merito a quello che accade a quelli che desiderano il posto fisso. La signora ha un sogno nel cassetto, trovare un posto fisso per la figlia. Ecco, il posto fisso è ancora reale? Come? Lui non risponde. Sentiamo, tanto questi sono pensionati. Scusate, siete stati dipendenti, avevate il posto fisso voi? Buongiorno, sono Polimeni dell'articolo 21. Quante volte ci dobbiamo... Scusiamo sempre? Vuol dire che ci vogliamo... Sempre, questo sì. Ci amiamo televisivamente. Questo è un maestrone, veramente. Lo vedo sempre. Allora, parlavamo del posto fisso. Cioè, c'è stato il film di Checco Zalone, che è già arrivato ad oggi, 7 gennaio, a 25 milioni di euro di incasso. Un film che è costato neanche 10 milioni. La parodia è... basata sulla, io ve lo dico perché forse non l'avete visto, la parodia è basata sul fatto che vengono dismesse le province italiane e in pratica molti vanno in mobilità, molti perdono questo posto fisso e questo benessere. Zalone, dipendente della provincia, pur di non perdere il posto, non firma questo licenziamento. Questa, e il senatore, in questo caso il politico Lino Banfi, fatto da Lino Banfi, gli ha detto non firmare mai e quindi tieniti il posto fisso. Allora, quanto è valida, quanto è reale questa storia del posto fisso? Lei è stato un dipendente a posto fisso? Questo se devi sapere, che questo, scusami se dico devi sapere, questo è stato, ma è così, con Giacomino. Ah, con Giacomino Mancini. Ah, questo, però questo. Ha fatto belle cose Giacomo. Vabbè, ma erano prepotente. Lui sta pigliando l'eredità della prepotenza di Mancini, di Giacomo, hai capito? È stato ben voluto da Giacomo Mancini e in qualche maniera l'ha raccomandata come politico? No. E cosa ha fatto nella vita? Nella vita ho fatto tante di quelle cose che... Non ha fatto il posto fisso? Non aveva il posto fisso? No. Libero professionista? Io l'ho fatto. Ho fatto sempre libero professionista, diciamo così. Ma sono stato a tanti uffici. Lei invece ha fatto il dipendente al posto fisso? Ce l'ha la faccia da posto fisso? Al giornale di Calabria. Ah, 8 anni al giornale di Calabria. Sono stato... ho conosciuto tante persone. Uno dei malfattori insieme a te, ad altri. Allora, posto fisso, come sei stato da posto fisso? Sono stato nella cosiddetta opera Sila. Oltre ad avere il posto fisso sono stato il segretario del sindacato UIL. Ma molti ce l'hanno con voi, eh? Qua
grande. Posto fisso, dice, guarda, si prende i permessi di sindacalista per non lavorare. Sono un batito io. La sentite di queste cose? Oh, mamma mia. Ma guarda, io la furbizia non è che ce l'hanno tutta, a volte ce l'ha qualcuno, però è tutto ingarbugliato. Io avevo la furbizia, un giorno alla settimana mi facevo il giro e ognuno mi cazziava. Ah, te li prendevi? Sì. Ti prendevi tutti che... Però sapevo tutto, però, perché mi dicevano, si lamentavano, eccetera. E così facevo la figura di un buon sindacalista. Ma era un furbaccione e basta. Però diciamo è andata bene. Però il posto fisso? A Reggio non hanno arrestato nessuno. Scusa, perché mi domandi? Grazie, un abbraccio, sì. E lui era legato anche alle domande. Ecco, vediamo un attimo, giriamo, vieni qua, vediamo un attimo, ecco, quali sono i titoli dei giornali. Elezioni comunali, Ambrogio sfida Paolini alle primarie. La provincia sanità, ecco le note dolenti del sistema calabrese. E vediamo Gazzetta, ferito da una bomba e finito in manette, tentata rapina, raid sventati in una sala giochi, però la rapina c'è stata qui poco fa. Il giornale più venduto italiano, quale? Corriere della Sera. Corriere della Sera, secondo posto? Repubblica. E Calabresi, il primo venduto? Gazzetta. Gazzetta del Sud, secondo? Quotidiano. Quotidiano, terzo? Provincia. Quarto? Garantista. Bene, questo è un edicolante, abbiamo dato i dati aggiornati alle ore 11.38 del 7 gennaio. Grazie, grazie, seguici. Grazie. Allora vedete che poi questi sono dati reali dell'edicolante? Avete sentito? Il posto fisso, che Zalone ha detto, senza posto fisso si può morire, d'accordo? Ma non l'ho visto Zalone. Non l'ho visto. Lei ha il posto fisso? Io? Magari. Magari. No, perché la parodia... Io sono 37 anni che lavoro con la Bata. Posso dirlo? Bata? Con chi? Con Bata? Con Bata, con scarpe. Con le scarpe? Scarpe, sì, scarpe, scarpe. Storico Bata. Però si deve rinnovare. Deve rinnovare un po' qualcosa, Bata. No. Abbiamo rinnovato tanto. La nostra clientela nuovamente sta ritornando alla grande. Quanti anni? Tanti anni. Sono 37 anni. Siciliano? Si sente? Un pochettino ancora. Sono rimasto ancora... Io quasi 31. Ma eri a Catanzaro prima? No, ero sempre a Cosenza. A Cosenza. Allora, in questo negozio di fronte e poi sono stato... Ma sei direttore o posto fisso o dipendente? E allora, io sono impiegato di un'azienda privata. Privata. Mi trovo bene. Se non ha fatto questa parodia sul posto fisso. Vabbè, ci vuole. Cosa pensa? Io penso che il posto fisso... La paura delle capacità professionali viene a mancare, il fatto di svegliarsi la mattina e inventarsi giornalmente cosa devi fare? No, io penso che una cosa anche nei posti fissi si potrebbe anche dare incentivazione alle persone che vogliono fare qualcosa, perché non è detto che uno prende il posto fisso e deve diventare un parassita della società, perché molti pensano di avere il posto fisso e poi ogni tanto qui non mi... Ma la parodia di Zalone era proprio questa in parte? Sì, la parodia è quello che ho capito, perché di questo prendeva le cassette, la frutta, sì, i beni che lasciava. Me l'hanno detto del suo film, ne hanno parlato. Brava, le autorizzazioni della pesca. Sì, molti diciamo, ecco, pensano che il posto fisso è quello di stare lì a prendersi lo stipendio il 27 e non fare nulla. Non però diciamo che non facciamo tutto nel buon fascio, perché diciamo c'è gente che lavora. Diciamo al 70%. No, 70% lavoro, 30%. Il 30 se fanno sempre i furbetti. E questo è qua. Che non dovrebbero essere i colleghi a denunciarli. E questo che quello non si fa, perché anche lì c'è un copri in tutte le cose. E poi lo scandalo dei tesserini firmati, il comune di... di Sanremo, quello che andava col pigiama. E questo è il discorso, che ci sono molte fatti, poi si fa tutto nel buon fascio, però ci sono gente che lavora, non pensiamo sempre che tutto si fa a un come nel meridione, ma questo soprattutto nel meridione si fa questo lavoro qua, perché vogliono tutto il posto fisso nel meridione perché per fare nulla, invece no. Penso che molte persone qui anche nei palazzi che andiamo in giro lavorano. Bene, facciamo riposare per un attimo il mio operatore, perché da quanti minuti sta registrando? Da 40 minuti non ha staccato mai, quindi merita una pausa. Lui è uno a posto fisso, dipendente. Posto fisso? Freelance. Non credo. Lui lavora a progetti invece. A tra poco. Un saluto a Sua Eccellenza il Prefetto Lino Polimeni, articolo 21. Una domanda, Eccellenza: c'è stato questo film di Zalone che ha parlato del posto fisso, il posto fisso come unica meta degli italiani. Cosa pensa lei? Che oggi il posto fisso probabilmente è diventato un'utopia, quindi gli italiani si devono impegnare per trovare altre, anche altre soluzioni, più inventiva e creatività.
Il 53% degli italiani, secondo un'ultima indagine, laureati, dopo 3 anni forse trova il posto, ma non basta più la laurea perché ci vogliono master e tante altre cose. Non parliamo poi dei diplomati. E in merito al dato europeo, dice che siamo penultimi, davanti c'è solo la Grecia, gli ultimi sono e c'è la Grecia. Ecco, qual è questo dato in merito a questo? Quindi era una vecchia politica, la prima repubblica del posto fisso, bisogna inventarsi il lavoro? Guardi, è dimostrato dai fatti che il posto fisso, la corsa al posto fisso non è che oggi premi nessuno, perché i giovani possono essere orientati verso tante professioni, non necessariamente verso il posto fisso. Oggi mi sembra che non ci sia questa, ci siano grandi possibilità. Certo, i posti, così come il nostro governo sta perseguendo la politica della stabilizzazione, certo, di tempo indeterminato del lavoro, va verso questa direzione, ma non per tutti c'è possibilità del posto fisso. Eccellenza, l'allarme sociale è per chiudere? L'allarme sociale in merito al posto di lavoro che manca? Io allarme sociale non ne vedo, l'allarme sociale non c'è, il problema è in realtà che ci sono sicuramente alcune difficoltà che si stanno cercando di rimuovere anche attraverso le politiche del governo. Grazie eccellenza, buon lavoro, grazie Sara. Allora continuiamo ancora dopo il prefetto, sentiamo ancora in merito a quello che è questo sondaggio, ecco, sentiamo questo signore, ecco, si parlava di posto fisso, buongiorno Polimeni, articolo 21. Senta, Checco Zalone ha tirato fuori il suo film con grandi incassi in merito al posto fisso, parla della parodia che vengono dismesse le province, quindi in qualche maniera rischia il posto di lavoro. Pur di non perdere il posto di lavoro ha fatto mille cose, è andato anche al Polo Nord per non perdere il lavoro. Ecco, ancora esiste questa situazione? Cosa pensa? Intanto lei è stato dipendente a posto fisso o libero imprenditore? No, a posto fisso. Sono stato dirigente di un'azienda di servizi qui a Cosenza. Sì. E niente, purtroppo oggi non si può parlare più di questa situazione del posto fisso perché è praticamente il livello economico oggi è ridotto, per cui non si può garantire più alla gente un posto fisso. E ai nipoti e ai figli cosa si dice? Che si dice? Bisogna vedere di inventarsi qualcosa, creare il lavoro. Mio figlio per esempio aveva un'attività, era dipendente di un'azienda. Si è licenziato per farsi una sua attività? Ha preso uno studio professionale suo e grazie a questa sua intraprendenza oggi diciamo che sta andando molto bene. I giovani devono credere di più? Credere di più nelle proprie capacità, le proprie forze. E quando diciamo non hai un'attività che ti può garantire qualcosa di certo, cerca di inventarselo, no? In qualche modo. Quanta è la responsabilità dei genitori che tengono in casa i figli e non li mollano pur di averli sotto il tetto? Questa è una responsabilità seria che i genitori oggi devono cercare di dare la possibilità ai figli di andare anche fuori dall'Italia per poter avere un futuro, poiché qui da noi ancora questa possibilità non ce l'hanno. Per cui è questa la situazione oggi, che è abbastanza critica, che sicuramente è colpa di chi ci governa, ci dirige, però è colpa anche di noi calabresi, soprattutto che molte volte ci affidiamo agli altri e non cerchiamo noi di risolvere. Non valutiamo attentamente chi selezionare anche nel mondo della politica per portare persone che meritano. Apriamo questo capitolo perché sennò... È penoso veramente perché... Infatti nella parodia del film c'è il senatore Lino Banfi. Io per la verità con mia moglie avevamo progettato di andarlo a vedere fine settimana il film. Così capirete delle domande che ho fatto, anche perché lì c'è nella parte il senatore Lino Banfi che gli diceva non firmare mai il licenziamento del posto fisso, combatti fino all'ultimo, perché dismesse le province dovevano, sì, indubbiamente ancora questa è una situazione che è di là da venire, la provincia oggigiorno ancora funziona anche se limitatamente, però con poche risorse, bene. Insomma è tutta una situazione grazie. Un po'. Prego. Grazie, gentilissimo, grazie ancora. Sentiamo, salve,
Non so se avete visto il film di Checco Zalone. No, non abbiamo avuto questa possibilità. Allora, perché è legata al posto fisso. No, ma lui no, pare abbia chiarito sta vicenda. Era solo naturalmente per finalizzato, cioè, a... La parodia è quella. Esatto, tant'è vero che lui non c'era riferimento per il berlusconismo, è riferimento a questo, riferimento a quello, perché ci sono una serie di battute, ma giusto era una questione per tenerli, diciamo, per, cioè, tenere attenti, un po' in qualcuno allegria. Dice che ha preso il posto ormai per la capacità di Alberto Sodi, è d'accordo? No. Di Checco Zalone. No. Il posto fisso, lui dice, non dovete firmare assolutamente, perché nel film, se lei non l'ha visto, c'è, cioè, il senatore Lino Banfi che fa la parte del politico dove dice tu non devi mai mollare il posto fisso. Ecco, esiste ancora questa storia del posto fisso? Cioè, secondo me, ma guardi, il posto fisso in ogni caso, voglio dire, il ricambio istituzionale. Lei posto fisso o libero imprenditore? No, io diciamo sono posto fisso, sì, tranquillo. No, vabbè. Però voglio dire, appartengo ad una generazione, diciamo, naturalmente da concorso, ovviamente, tutte queste cose qui. E poi voglio dire che ho sempre criticato comunque la pubblica amministrazione in ogni caso, e ho pagato il mio prezzo. Attenzione, forse lui si riferisce anche ad alcuni che hanno non hanno lavorato in merito al posto fisso. Alcuni casi, oggi il caso di Sanremo, il comune, quelli sì, sì, quelli che vanno a firmare, tutte queste storture, diciamo, le conosciamo, diciamo, non deve venircelo a dire nessuno, men che meno, diciamo, Renzi il Pinocchietto, perché è un Pinocchio, voglio dire, è un bugiardissimo. No, bugiardissimo, perché prende in giro la gente, cioè voglio dire, siamo ripartiti, non siamo ripartiti affatto. Appunto, io non lo con vedo un debito pubblico di 2200 miliardi e manovre che fa in debito, chiaramente è la prova approvata, cioè questo è un qualcosa che pagheremo noi poi naturalmente più in là, cioè è come la coperta di Linus, che praticamente questi non sono i provvedimenti. Vuole sapere come c'è il rimedio a questo, secondo me? Cioè praticamente secondo me il 10% di questo paese, che detiene la ricchezza del paese, deve pagare praticamente l'1%, è a zero, e tu farai la locomotiva dell'Europa. Questo, e non c'è altra soluzione. Chiunque esso viene. Siamo, diciamo, penultimi, dietro c'è solo la Grecia. Quella, solo, non a caso, praticamente anche da Lema stesso, a prescindere dai problemi che hanno avuto tra di loro. Ma voglio dire, ecco, bisogna, arriva un momento che bisogna dire la verità alla gente. Cioè, questo è un popolo che, secondo me, passa per un popolo intelligente, ma non è intelligente, perché se lo spieghi anche ad un bambino che le capisce queste cose, cioè veramente è incredibile. Cioè, ecco, questo gioco dei 18 anni, i 500 euro, no, questa paghetta, sono delle stronzate grandi quando una casa, cioè, ma questi sono dei bugiardi, del resto lo vediamo in televisione, cioè la televisione ce lo dice, voglio dire, i saldi, ci fanno rivedere i filmati, sì, diciamo, momento per momento, ritorna indietro, cioè, voglio dire, i saldi che ci sono attuali. Oggi il 7 gennaio non c'è questa grande corsa ad acquistare. Assolutamente. Ma non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi. Allora, quindi a questo punto i ragazzi cosa devono fare per il posto fisso? Niente, non c'è più. No, io dico che in ogni caso un cambio, cioè ci dovrà essere un cambio generazionale, sì, naturalmente. Perché il cambio generazionale, perché le istituzioni hanno comunque, sì, bisogno, perché se no chi cambio, li gestisce? Mica come le dice lei, questo che va in giro a raccontare, sì, fesserie. Nel cambio che dice lei, vengono assunti poi quelli che sono stati licenziati dalle province e da altri uffici e da altre, questo, e subentrano quelli che erano già licenziati, licenziati, e attendono, no, i vari passaggi nei vari dipartimenti. Oltre, e quindi il ragazzo i vasi comunicanti, sì, quindi, sì, in parte, sì, il circolo, è un circolo vizioso. Io parlo per i giovani, perché naturalmente intanto formarli, perché sono già predisposti al sistema informatico, che comunque non funziona in ogni caso, perché praticamente non funziona, e questi che c'erano già, questi naturalmente si doveva trovare una soluzione, voglio dire, perché naturalmente questi non sono pronti. Cioè, il lavoro oggi sono con i voucher a una settimana, un mese, sì, cioè, sì, siamo, sì, a questo livello che in tempi passati non avevano. Chiaramente la pubblica amministrazione deve funzionare in una maniera completamente diversa da come ha funzionato in tutti questi anni, voglio dire. Cioè, a me capitava, cioè, voglio dire, c'erano gli esperti nazionali, che erano praticamente i cosiddetti privilegiati che andavano a Roma per le informazioni, poi tornavano giù, naturalmente non comunicavano niente. Qualcuno poi mancava, naturalmente si lavorava a compartimenti stagni, naturalmente, quindi non c'era l'avvicendamento nei settori, per cui
cioè ognuno si curava il proprio orticello, che comunque danneggiava. Quando venivano allo sportello, cioè praticamente chiedevano nello specifico, e chiaramente dicevano dobbiamo aspettare che rientra quell'altro, diciamo, che è colui il quale, cioè il massimo. Senta, quindi alla fine, come dice questa indagine, che il 53% dei laureati trova lavoro dopo 3 anni, così emerge, e poi all'ultimo posto c'è solo la Grecia, quindi è un sogno, devono andare via? Sì, sì, sì. Quanto, che colpa c'è dei genitori il fatto che li tengono stretti in casa questi ragazzi e non li scuotono un pochino? Non è che... Paura di perdere i figli, di mandarli? No, assolutamente. Per esempio nel mio caso io ho un figlio che sta a Perugia e ovviamente laureato in giurisprudenza. Ma cosa fa? Comunque niente, fa catering praticamente. Cioè voglio dire... Catering? Sì, voglio dire, fa il cameriere quando può, ha lavorato col McDonald's, diciamo, tutti i lavori più umili, lo sostengo io, ci dividiamo questa pensione. C'è la forza? Se la volontà ce l'ha, però. Sì, la forza, la volontà ce l'ha, chiaramente. Qui in Calabria non ci vuole più tornare perché non se la sente più sua, poi nello specifico questa città, e chiaramente... E io sono preoccupatissimo, oltremodo preoccupato. Preoccupato come papà, come sì, genitore, ma anche sì, come italiano. Addirittura perché... sarei disposto a rimettermi in discussione, non per andare a lavorare col posto fisso, ma fare qualsiasi altro lavoro. Per trovare altre risorse. Altre risorse, naturalmente. Per il momento noi concludiamo. Rientriamo... Mi permetta di dire una cosa, la stimo moltissimo in ogni caso. Questo glielo volevo dire, siccome io... ho difficoltà col telefono. Articolo 21, la cosa, articolo... sempre però sul libero pensiero. Lei è una persona che io stimo molto. Grazie. E apprezzo molto. Grazie, gentilissimo. Noi... Adesso ho avuto l'opportunità e naturalmente ho colto l'occasione. Grazie. La ringrazio. Cuore, grazie ancora, grazie. Rientriamo in studio, abbiamo concluso con il posto fisso, speriamo bene. Il però sogno... Vedrò oggi. Di vedere oggi, questo oggi. 14.30, replica 21, grazie ancora. Vorrò vedere il film, naturalmente. Ah, lo deve vedere di Checco Zalone. Se il Checco Zalone ha chiarito per quanto riguarda... Però, guardi, la che parodia è straordinaria. Il sistema è sistema, diciamo. Beh, alla fine ti mette in bocca quello che vuole lui. No? Grazie, quello che vuole, grazie lui. Ancora, di nuovo. Oh, abbiamo concluso, rientriamo in studio. Veramente sempre di corsa, ma abbiamo sentito questo parere sul posto fisso. Questo film che è evento per quanto riguarda dell'anno, incasso record, si parla che da qui a fine gennaio possa incassare 70 milioni di euro. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta impigliata. È un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance ricco di antiossidanti e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18. www.panificiomancina.it. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo.
Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo. Gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada Statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Eccomi qua, torniamo in diretta con la trasmissione bellissima Vox Popolo legato al posto fisso. Tanta gente sicuramente la pensa come i nostri telespettatori che abbiamo incontrato oggi in questa mattinata meravigliosa, dove in maniera molto libera hanno detto il proprio pensiero. Pronto, chi è in linea? Carolino, sono Giampaolo Stanizzi. Ciao caro avvocato, come stai Giampaolo? Allora, grazie al Signore, tutto a posto. Ecco, il posto fisso, hai sentito? Ho sentito, sì. Io ho chiamato innanzitutto perché, oltre che attratto da questo argomento della puntata odierna, sì, oggi mi pare che sia il mio compleanno di debutto televisivo. Ah. L'anno scorso ho avuto o il 7 o l'8 di gennaio l'onore di essere da te battezzato televisivamente parlando. Ah, quindi bene, considero bene. Il mio quindi, padrino. E il 7 gennaio dell'anno scorso tu sei stato mio ospite, allora. Accetto regali, ovviamente. Ok. Ma ci mancherebbe. E allora, cosa pensi del posto fisso? Guarda, il posto fisso è una cosa sacra, il posto fisso, ma sai perché ti ho telefonato? Mm. Tu ti ricorderai l'argomento dell'Agenzia del Denaro. Io oggi ho ricevuto, purtroppo, il posto fisso in Italia ancora esiste, secondo me. C'è una grande spesa per il posto fisso. Dalla mia esperienza professionale di piccolo avvocato, ti posso dire che, secondo me, però, in questi anni si è creato poca trasparenza sul posto fisso. Oggi pomeriggio, stamattina, scusami, verso le 12, ricevo una telefonata da un ingegnere. Io partecipo ad un blog sull'Agenzia del Demanio per i concorsi, perché c'è quella famosa vicenda del processo penale che è a Roma. Sì. Mi chiama questo ragazzo qui, poi si è presentato come ingegnere, dicendomi: pronto, è l'Agenzia del Demanio. Ho detto: no, veramente, guardi, mi pare che ha sbagliato proprio indirizzo. Io sono un avvocato che sta portando avanti un giudizio penale contro l'Agenzia del Demanio perché non mi piacciono le selezioni del personale che opera l'agenzia, perché non fa concorsi e compagnia bella. E da lì è nata una bella telefonata. Poi questo ragazzo, lui ingegnere, la fidanzata ingegnere, sono tra i tantissimi che in questi anni vengono invitati a Roma a farsi una passeggiata, perché l'Agenzia del Demanio non fa i concorsi. Quindi quello che purtroppo abbiamo poco tempo, ma meriterebbe un'intera trasmissione l'argomento, no Agenzia del Demanio, l'argomento Calabria Etica, Calabria Incalata, tutte queste società partecipate che in questi anni hanno, e ti parlo di AMA a livello romano, ti parlo di tutte quante le varie partecipate pubbliche, non è soltanto un fenomeno. Ecco, la cosa che molti si chiedono anche che fine ha fatto e che cosa sta facendo la FIELD, questa la FIELD, tutte quante FIELD queste Regione Calabria, questa fondazione. I politici, l'ho detto, l'ho scritto, domani uscirà. Non ti sento più?
mensile. In questi anni i politici hanno sodomizzato, scusami il termine, l'articolo 97 della Costituzione. Nella pubblica amministrazione si accede al concorso, io l'ho sbandierato in tutti i modi. La legge non vuole, nel momento in cui c'è una normativa regionale o nazionale che contraddica o vada in senso contrario all'articolo 97, la normativa di conseguenza può essere tacciata di incostituzionalità. Purtroppo mi sono reso conto nel corso di questi anni che un soggetto che è alla ricerca disperata di un posto di lavoro certamente non può fare quello che ha fatto la mia cliente, lottare, che poi mia moglie è, lottare 8 anni davanti a magistrati amministrativi e giudici penali per ottenere un posto di lavoro. Io da avvocato non potrei consigliare una strada del genere, a meno che nella mia onestà dica, come è consuetudine di fare nella mia professione. È un argomento che dobbiamo riprendere di nuovo, caro avvocato, e non mancherà l'occasione per approfondire di nuovo. Quindi l'importante però, quello che sto stimolando anche con questi articoli, le denunce da parte dei soggetti che cercano posti di lavoro. Nessuno deve piegarsi a fenomeni che sono veramente, consentimi il termine, estorsivi. Perfetto, ne parliamo e ne approfondiamo di nuovo l'argomento che merita attenzione. Grazie avvocato. Buon anno. Anche a te caro, grazie. Mi raccomando. Sì, assolutamente. Sempre toste. Grazie. Il numero uno. Assolutamente, cerco di continuare e di mantenere questa forza in diretta per darvi voce. Grazie, andiamo ancora avanti. Sentiamo un'altra telefonata. Buon pomeriggio ancora, il 7 di gennaio. Ogni giorno cerchiamo in qualche maniera di attenzionare i telespettatori su argomenti che in qualche maniera non trovano spesso in casa, perché io sono convinto che c'è tanta gente a casa che ascolta, che ci stima, che ci vuole bene. Sentite anche espressioni di stima la gente in mezzo alla strada, ecco, spesso non prendono la linea come dicono loro. Pronto? Pronto? Buonasera signora, prego. Buonasera dottor Polimeni. Chi parla? Io sono Nocera, chiamo da Reggio Calabria. Cera da Reggio Calabria, buonasera a lei, tutta Reggio Calabria. Dovrebbe abbassare un po' il volume del televisore. Esattamente da Rione G. Rione G. Da Rione G. G. Lo seguivo, dottor, io lo seguivo che parlava dalla spazzatura. Sì, si deve abbassare il volume del televisore, signora. Ecco, mi deve abbassare il volume del televisore perché, ecco, perché non si sente, ha una difficoltà. Mi sente ora, signora Nocera? Prego, dica quello che vuole. Senta, io abito a Rione G e sì, tanto che siamo pieni di spazzatura. Siamo pieni, non sento neanche. Lei deve ascoltare. Parli pure, prego. Siamo pieni di spazzatura. Sentivo che parlava di Arghillà con sì, tutta. Che c'è tanta spazzatura. Sì. Qui a Rione G è peggio di Arghillà. Siamo pieni di case, tutti pieni di spazzatura. Ci dicono sempre, il sindaco sa tutto, c'è un progetto approvato dell'88 e non sono venuti mai, sono strapieni di immondizia, pieni di topi, e io abito proprio di fronte e non viene mai nessuno. E non viene mai nessuno nella sua zona? Mi promettono, sono venute tante volte quelle del comune, promettono, però siamo pieni di spazzatura. Senta signora, ma la Rione G, cosa intende per G? E siamo al centro di Reggio Calabria, è una zona che si chiama Rione G. Ecco, comunque noi stiamo mandando immagini di repertorio, è una zona, un rione di Reggio, Gigi? Sì, un rione di Reggio, proprio vicino a Reggio Campi. Ah, Reggio Campi, ok. Reggio Campi. E si chiama Rione G. Rione G, sì. Vicino a Reggio Campi. A Reggio Campi c'è questa situazione? C'è questa situazione proprio che è pieno di topi, io abito di fronte. Ma un degrado proprio. E io volevo sapere se il dottor Polimeni scende e va ad Arghillà,
se poteva passare anche di qua. Allora facciamo, siccome si dice grazie, abbassate la diretta così rispondo alla signora, mi ascolta attraverso il televisore perché credo che la signora nel frattempo viene chiamata anche da altri cellulari. Sì, alla, diremo, pronto signora? Alta telefonata, bene. Allora, diciamo che a Reggio Campi vengo, voglio vedere la situazione. Sabato sarò a Reggio Calabria e faremo la mattina alcune zone, il pomeriggio altre e spero di incontrare anche il sindaco Falco Madara. Quindi Arghillà, adesso si aggiunge anche Reggio Campi. Benissimo, vedremo qual è la situazione. Pronto chi parla? Pronto, dottor Lino? Chi è? Ah, niente, sono Vincenzo Cesera da Mirto Crosia. Vincenzo da Mirto Crosia, sì, prego, prego. Cetera. Sì, prego. No, volevo dire che complimenti per i filmati che ha fatto di Seul. Ah, ieri abbiamo mandato la puntata di Seul. Ah, no, dobbiamo chiarire una cosa sulla puntata di ieri. La puntata di ieri è una puntata, essendo che abbiamo registrato 6 ore di materiale, abbiamo mandato ieri un racconto popolare che abbiamo fatto in mezzo alla strada con i mercati, incontrando la gente del posto. Bellissimo, proprio. Ecco, vedendo un po' vizi e virtù dei coreani. Sì, sì. Però poi abbiamo fatto anche, questa è la zona dove anche, a parte questa zona qui che spiegano, ecco, con l'azienda Guglielmo ci spiegavano, poi c'è la zona più importante, abbiamo fatto invece quella aziendale legata alla gente, alle imprese, ma quando siamo andati anche da Sua Eccellenza, appunto l'ambasciatore italiano a Seul, qui c'è l'incontro, quando abbiamo incontrato l'ambasciatore italiano a Seul. Visto, ecco, questa è quando abbiamo presentato la scheda, quella professionale legata ai numeri, legata all'azienda, legata ai numeri delle aziende italiane anche a Seul. E se andiamo avanti, non in questo filmato, ma in quello legato all'ambasciatore italiano, avete modo anche di vedere altro e di seguirla. L'abbiamo mandato quando c'era l'impresa. Cosa l'ha colpita del filmato? Sì. Mi ha colpito perché io vedevo 15 anni fa i documenti di Seul che erano proprio, diciamo, nella fame. Miseria, nella fame e nella miseria assoluta, in 15 anni, è vero. Niente, e dico, ma si parla dei coreani, ma dico, ma noi quando vediamo queste cose qua in Calabria, anche in Italia, diciamo, siamo in Calabria, ma in Italia, io credo che noi non li vedremo mai. Ecco, i nostri figli. Ascolta, amico mio, volevo dirti che neanche a farla apposta, mentre mandavo il filmato ieri della Corea del Sud, la Corea del Nord minaccia il mondo. Infatti, fa i test nucleari, sisma al 5,1. Io anche a lei, che era pure, diciamo, quando ero vicino lì alla Corea. Molto più allegro là. Ah, come? Fermava la gente, scappano. Sì. Quando lei mi vuole intervistare la maggior parte scappa. No, è vero, questa cosa della la cosa che vedete qui, eravamo dentro, lascia qui, guarda, qui eravamo dentro la metropolitana, tra l'altro sì, dentro, con quella ragazza là che... sì abbiamo fermato un sacco di gente, parlavamo con tutti quanti, ecco la cosa straordinaria è questa, è un popolo gentile, cortese, molto educato, hanno un grande rispetto della famiglia. Che, anche se non è vero, si vedono che stanno bene, stanno molto bene. Reddito pro capite di 28.000 euro a persona. 25 milioni di abitanti. Sì, nell'area metropolitana. Non so come fanno a, diciamo, a stare così contenti, allegri. Vuol dire che l'economia va avanti. Assolutamente sì, assolutamente E là io credo che c'è più mafia di qua. No, mafia io credo, di solito lì hanno, diciamo lì c'è un problema serio che tra virgolette la Cina con la mafia cinese, e comunque deve sapere un'altra cosa, che a Seul i cinesi vanno lì a fare le vacanze perché hanno un grande rispetto della cultura, del cinema e del teatro. Si chiama quello che faceva da interprete, che lo diceva. Mr. Lim. Mr. Lim. Va bene, io ringrazio di vedere questi ragazzi. Complimenti anche grazie. Guglielmo, che ha avuto tramite lei andare. È una grande impresa, è una grande impresa. È una grande impresa. Grazie. Pensi un po', sono tanti anni e siamo onorati di sponsorizzare. Vediamo qui il gruppo Guglielmo. Io avevo telefonato, scusa Lino. Io avevo telefonato per quello pronto soccorso che c'è stato quel decesso. Sì, sì. E quella signora poverina che aspettava col marito fuori, c'era il padre che era morto. Sì, 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 Si sente appena appena.
alla fine, che un infermiere gli dice alla signora, al marito: sì, ma abbiate un po' di educazione. Ma il padre morto gli va a dire queste cose. È immagino, quindi, rimane... è normale. Io la ringrazio della telefonata da Mirto Crosia in provincia di Cosenza, grazie. Allora, avete sentito molti telespettatori. Pronto, pronto, tante telefonate, sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto. Buonasera, chi parla? Walter da Reggio Calabria. Ciao Walter, come stai? Ah, insomma, non tanto bene, dottore Polimeni. Dimmi, Walter, Lino. Chiamavamo, ti ricordi? Lino, allora, in questo momento sarà fuori posto e fuori luogo la mia telefonata. Prego. Però, tuttavia, voglio riprendere due questioni. La prima della spazzatura. Sì. Qui da Reggio Calabria, non ti dico e non ti conto. Ma ancora oggi? Sì, certo. Oh, parliamo di oggi, 7 gennaio? 7 gennaio, sì. Prego. Sì, 7 gennaio. Ma prescindendo da questo, poi si parla di bonifica, spazzatura, pulizia, eccetera. Non lo so se qualcheduno dell'amministrazione comunale potesse passare da Rione Sbarre centrale, Sbarre, quindi in alta zona, Sbarre, a vedere in che situazione si tratta. Quindi Sbarre, Reggio Campi, Reggio Campi. E Arghillà, almeno delle zone che ci stanno invitando a visitare. Quindi, ma scusa un attimo, ma fammi capire, qual è il problema secondo te che vivi in città per il sindaco Giuseppe Falcomatà? Secondo te? Non lo so, perché figurati quanto mi possa interessare questo discorso. Io ormai ho fatto la mia vita, purtroppo ci sono i miei figli, purtroppo mio padre ci ha portati qua nel 40, lui era funzionario della Previdenza Sociale e quindi sì, ce ne siamo venuti qua. Purtuttavia, non lo so che cosa dirti, si cerca di fare la passeggiata per i nobili, manca la carrozza, il fiacre, eccetera, eccetera, però... la periferia è abbandonata a se stessa. Vuoi dire che Giuseppe Falcomatà sta pensando molto al centro e poco alla periferia? No, se ti dico, sta facendo dei salottino meraviglioso sul Corso Garibaldi. Ad ogni modo, questi sono fatti loro, non è che c'entrino nel merito, perché non, ti ripeto, non mi interessa nulla. Bene, lo vedremo sabato. Ecco, sabato, se ti fai un giro nella periferia, vedi quello che c'è di erbacce lungo i marciapiedi, e aiole abbandonate a se stesse, e sono i cessi dei cani, e sui marciapiedi stiamo parlando di Reggio Calabria? Stiamo parlando di Reggio? Certo Lino, stiamo parlando di Reggio. Purtuttavia, questi sono fatti che poi vedremo con le telecamere, grazie. Vedremo con le telecamere, grazie alla telefonata. Io a Sbarre ci verrò. Ultima chiamata, tante sono le telefonate. Domani torneremo in diretta alle 14.30, questa sera dalle 21 alle 23. La replica oggi è il 7 gennaio. State sentendo veramente il popolo calabrese, ma non solo, tanti ci seguono anche dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Basilicata. Buon pomeriggio, chi è in linea? Sì, abbiamo Teresina, mi dicono. Sì, dottor Polimeni, sono io. Teresina, grazie. Allora, noi ti abbiamo chiamato a quel numero che mi hanno dato, ma non ha risposto nessuno. Volevo ringraziarti. Ma il telefono qui non ha squillato nessun telefono, perché ogni volta che io ho telefonato stavo qui in attesa della chiamata. Allora, Teresina, sai quanto ti voglio bene, mi devi credere, probabilmente quel numero che io ho, e posso anche provare a chiamarti in questo momento perché ce l'ho memorizzato, squillava, ma è il tuo cellulare quello? Io ce l'ho due cellulari, nonna Teresina ha 90 anni, ma sei tornata da Brescia? No, io sono a Brescia, purtroppo non la vedo. A Brescia! Ma non li vedo. Allora, per me è una gioia anche sentirlo. Grazie. Non li vedo, allora, mi sentirlo. Allora, vogliamo dire... la mia Calabria con la tua voce. Allora, ascolta, nonna Teresina. Nonna Teresina è una telespettatrice di Laureana di Borrello, esatto? Sì, ma sono a Brescia. Però vive a Brescia, perché quanti anni hai, nonnina? A maggio ne faccio 90, se Dio vuole. 90, che mese? A maggio. A maggio 90 anni. Sì. Sì.
Allora, 90 anni a maggio, nonna Teresina, cosa ha fatto? Le figlie, i figli, c'era a Brescia, lei viveva sola a Laurea di Borrello e tutti i giorni seguiva Articolo 21 o Raggio di Sole, vero? Sì. Bene, allora facciamo una cosa. Adesso non li vedo, ma quando ti sento, per me sento un briciolo della mia Calabria. Grazie, allora io ti chiamo, dopo che finisce la diretta, ti richiamo e parliamo in privato, va bene? Ecco, molto allora, piacere, perché allora, volevo sapere privato, dalla mia delegata di produzione se il numero di telefono non l'abbiamo chiamata noi adesso a Teresina. Perfetto, quindi abbiamo un altro numero, così li provo a chiamare questo numero. Ti voglio bene, un bacio a tutti quanti, anche ai tuoi figli. Anch'io, tanto, 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 veramente. Grazie, quel bel regalo è un ricamo fatto a mano? Sì, sì, tutto fatto bellissimo a mano, tutto. Grazie, grazie, bellissimo davvero, stupendo. Ne parliamo dopo allora. Ne parliamo dopo, grazie nonnina, ti chiamo in privato. Grazie, pubblicità, a dopo, pubblicità, a dopo. Chiamiamo... Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio, tutti i giorni, anche la domenica, www.expertcarbone.com. Heaven must have sent you. Ok. Ma è la lavatrice Electrolux, 7 kg di carico, centrifuga 1200 giri, massimo risparmio energetico grazie alla classe A+++. Da Expert con lo sconto svuota tutto di 160 euro a soli 299 euro. Offerte valide dal 30 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 nei punti vendita aderenti. Con lo svuota tutto Expert hai sconti irresistibili su tantissimi prodotti. Solo da Expert! Sporticolare, tutto per lo sport ed il tempo libero. Sporticolare è articoli sportivi, attrezzature, abbigliamento per ogni tipo di sport, dallo sci al calcio, dal basket al nuoto e non solo. Da sempre selezioniamo per la nostra clientela prodotti innovativi e di qualità. Un tuo amico compie gli anni e ti sei ricordato del regalo all'ultimo minuto? Vieni da Sporticolare, potrai trovare tanti articoli pensati per ogni tipo di passione sportiva. Sporticolare, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ti aspettiamo a Soverato, Corso Umberto I 164 e Catanzaro, Corso Mazzini. Edilizia Gerace. Dal 1983, punto di riferimento per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei più qualificati materiali di costruzione e finitura per la casa. Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti per l'edilizia, colori, vernici, stufe, termocamini e non solo. Inoltre, ci occupiamo personalmente dei problemi legati al trasporto con mezzi propri equipaggiati di gru per carico e scarico del materiale direttamente in cantiere. In questi anni sono avvenuti molti cambiamenti.
Infatti Edilizia Gerace da oggi è anche Gerace Ceramiche, un laboratorio di idee dove ricercare materie, design e qualità in soluzioni sempre più creative e comunicative. Grazie alla consulenza professionale di architetti altamente qualificati, Gerace Ceramiche, specializzata nell'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, idrosanitari e termoarredo, propone diverse soluzioni, dalle più classiche a quelle più moderne e di tendenza, con marchi di prestigio come Marazzi e Sant'Agostino, per ottenere il miglior risultato a livello qualitativo e funzionale. Da Gerace Ceramiche, prezzo, qualità imbattibile. E non è uno slogan, è la verità. www.ediliziagerace.com. Info 349 61 22 979. Gerace Ceramiche, Via Nazionale 18 432, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. Auto Global da oggi è centro MyGlass, network italiano, leader per la cura dei cristalli, sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli commerciali e autobus. Inoltre è convenzionato con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, non pagherai nessuna franchigia o differenza di massimale. Ma non finisce qui. Per ogni sostituzione e riparazione cristalli, riceverai spazzole tergicristallo in omaggio per tutto l'anno. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta offrendo tanti servizi. Oscuramento vetri, lucidatura fari, carrozzeria, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Un team di professionisti specializzati sarà in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità. Competenza e impegno, il nostro punto di forza. I centri Auto Global si trovano a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e a Sellia Marina, Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it. Eccomi qua di nuovo, siamo veramente fuori tempo, però un'altra telefonata la passiamo prima di chiudere l'appuntamento. Veramente oggi ci siamo, ho chiesto scusa già all'emissione per il ritardo, però quando ci facciamo prendere dalla puntata non ci rendiamo conto e quindi ci scusiamo veramente per il ritardo, perché noi l'appuntamento è tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 21 alle 23. Però vuol dire che questo è il bello della passione che ci mettiamo. Pronto? Buonasera, sono Salvatore, chiamo da Messina. Un abbraccio Salvatore a te e tutta Messina. Come sì, stai Salvatore? Mi sembravo brevissimamente, in un modo conciso, riprendere il discorso per quanto è la vostra trasmissione attinente del posto fisso. È il posto fisso, ora, sì. Ora sarebbe dei idioti, chiunque esso sia, che possa dire che il posto fisso non vada bene. Io ho 63 anni, ho preso il posto 30 anni fa presso le poste, voleva dire il posto fisso non tanto la mensilità sicura, ma avere la vita assieme alla propria futura famiglia sicura, in quanto i contributi erano sicuri, la pensione era sicura, cioè c'era un mezzo della tua vita coperta da una polizza assicurativa. Perciò chi dice il posto fisso di qua, oggi come oggi purtroppo, i politici non sono più di una volta che non sono nemmeno in condizione di tenere il Parlamento loro, figuriamoci se sono in condizione di raccomandare le persone come facevano una volta, un modo solo io, di faccio entrare di là, di faccio entrare di là. C'è stato il magna magna, la Repubblica, le Repubbliche sono cambiate e finisco nel dire che una volta rubavano tutti, oggi rubano tutti, rimane solo la differenza, che quando una volta rubavano, sto parlando ad esempio del CAF, va bene, si stava meglio, perché si stava meglio? Perché è vero che rubavano loro, però davano i posti e le condizioni a un lavoratore di poter lavorare. Io mi ricordo la buonata di Gaetano Martino che ha creato il politico universitario, mi ricordo la buonata di Saverio Saguino che ha creato il papà. Perciò più di questo, chi sono questi politici? Però Salvatore, mi scusi, Salvatore, mi scusi. No, voglio rispondere brevemente, la ringrazio Salvatore. Lei ha detto una volta rubavano tutti, però in qualche maniera il posto c'era, magna tu, magno io, in ogni caso accontentavano tutti. Però mi scusi, posso essere in disaccordo con lei, perché veda,
quel posto che lei dice che il politico veniva accontentato erano sempre i soliti personaggi interessati dalla politica e dallo scambio di voti, cioè era gente che in ogni caso barattava il posto di lavoro con un pacchetto di voti. E quanti figli di mamma e quanti dottori primari, quanti illustri personaggi, illustri professionisti sono andati via dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia per trovare porti migliori in altre regioni d'Italia. Quanti sono scappati che non hanno avuto i santi in paradiso. Credo che questo era un sistema che accontentavano determinate persone, sempre figli da padre in figlio legati a un sistema corrotto e politico che mi lasci dire che purtroppo ci sono andati di mezzo le persone spesso per bene che non hanno avuto la forza, il coraggio e non hanno avuto i voti, ma non perché non ce l'avevano, è perché non avevano quelle condizioni o quel gioco politico che richiedeva la Prima Repubblica. Io non lo so, forse ha ragione lei a dire questo, io l'ho visto da un'altra parte, perché i miei fratelli, glielo dico tranquillamente, sono sparsi in giro per l'Italia, non abbiamo fatto compromessi politici, il nostro prezzo di libertà l'abbiamo pagato caro e amaro, quindi il fatto di avere dignità e rispetto, perché veda, il politico poi alla fine ti compra anche la tua dignità, compra il pacchetto intero, perché dopo il padre c'è il figlio, dopo il figlio c'è la nuora, la moglie e tutti quanti, quindi credo che quei tempi sono finiti, grazie a Dio, speriamo che siano finiti. Un abbraccio Salvatore, pubblicità, sigla, vi voglio bene, a domani. Porto Pirgos. Acqua, terra, sole e aria. La natura accende l'emozione di essere vivi. Immerso nel verde e incastonato nel mare come un diamante. Un angolo di paradiso sospeso tra terra e mare. È l'emblema di un lusso estremo e raffinato. Morbide sinfonie di colori, illuminazioni delicate, mobili preziosi e oggetti rari. Uno staff attento a esaudire tutti i desideri e soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti. L'incanto dei luoghi, le suggestive terrazze panoramiche, gli intensi colori della piscina, la creatività dei nostri chef e la tradizione rendono Porto Pirgos una cornice fiabesca per organizzare un matrimonio indimenticabile. La musica del mare è il suono dello spirito. Suite esclusive, una differente dall'altra. Ogni particolare è stato ideato per creare un ambiente unico, dove lusso ed eleganza si uniscono armoniosamente. Il gusto estetico è accompagnato da comfort di alta qualità e la vista è appagata da un panorama mozzafiato. Porto Pirgos Hotel, 5 stelle da sogno. Info 0963 600 458, 0963 600 690. Parghelia, Vibo Valentia, www.hotelportopirgos.com. Entra nella City Spa dell'Hotel Guglielmo. Regalati la raffinata bellezza che nasce dal profondo del tuo essere. Anche tu hai il diritto di viziarti. Info 0961 74 19 22 347 56 59 597 www.hotelguglielmo.it. Eccomi qua di nuovo, ciao Guerino, come stai? Beh, so che ci vuoi parlare di un'amica.
Non so se è un'amica, intanto tu sei un amico, parlami dell'amica allora. Sì, è un'amica molto particolare, in pratica si tratta proprio della rata amica. Ah, è una rata amica, quindi una rata amica legata a un salotto. Certo, abbiamo la possibilità questo mese di dare a tutti i nostri clienti l'acquisto di un divano a tasso zero, con nessuna spesa di avvio pratica, nessun costo aggiuntivo, quindi un vero e puro tasso zero. Un regalo, come sempre, per quelli che conoscono mai divani Bainatuzzi alla Mezza Terme e a Rende, quindi una buona occasione anche nel mese di novembre, ma una partenza straordinaria. Certo, questo mese offriamo anche un divano molto particolare, che è il divano Diesis, un divano che si può avere sia nella versione in pelle che nella versione in tessuto, anche la possibilità di un box contenitore e di un letto all'interno con delle testate regolabili e un profilo a contrasto. Il cliente può scegliere ovviamente tutti i colori della nostra mazzetta e la possibilità anche di avere il divano nella versione antimacchia, cioè utilizzare il solito smacchiatore per poter pulire sia il pellame che il tessuto. Quindi un prodotto che all'interno monta un letto completamente ortopedico, quindi ipoallergenico, e dà la possibilità al cliente di riposare tranquillamente. Beh, parliamo sempre di salotti di classe. Certo, sono divani di una certa qualità, ormai lo sappiamo, tu sei il nostro testimonial, diamo la possibilità al cliente di variare nei nostri prodotti, dai divani a letto, divani trasformabili, divani con meccanismi motion, soft touch di ultima generazione, divani con impianto surround, ormai conosci bene il nostro prodotto, sempre al top. Bene, vi aspettiamo, buona la prima. L'hai amato, coccolato. Pensavi sarebbe stato per sempre. Ma da oggi puoi innamorarti di un nuovo divano grazie all'esclusiva formula Rata Amica. A partire da 50 euro al mese, con finanziamento a tasso zero e senza costi aggiuntivi. Divani e divani by Natuzzi. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria. Il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Ok. Ma è lo Smart TV 40 pollici Samsung 4K, il massimo dell'alta definizione, design slim e wifi integrato. Da Expert con lo sconto svuota tutto di 200 euro a soli 599 euro. Offerte valide dal 30 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 nei punti vendita aderenti. Con lo svuota tutto Expert hai sconti irresistibili su tantissimi prodotti. Solo da Expert.